Bene, allora buongiorno a tutti. Diamo inizio alla seconda giornata del nostro atelier di alti studi dottorali, ascoltando all'inizio la lezione del professor Francesco Salvestrini su vescovi e ordini religiosi nelle città italiane. Francesco Salvestrini è professore associato di storia medievale all'Università di Firenze, ma bisogna dire, bisogna aggiungere con idoneità a professore di prima fascia. E i suoi interessi di ricerca si sono indirizzati verso tre percorsi principali. Da una parte il monachesimo riformato, con particolare attenzione all'ordine dei Vallombrosani e dei Camaldolesi, e qui basti citare la sua tesi di dottorato edita su Santa Maria di Vallombrosa, e molto più recentemente un poderoso volume che ho qui presente, Il carisma della magnificenza, l'abate vallombrosano Biagio Milanesi e la tradizione benedettina nell'Italia del Rinascimento. Questo è il primo e forse direi, forse se Francesco è d'accordo, il più importante percorso di ricerca, soprattutto negli ultimi anni. Poi si è occupato in modo particolare di edizioni e di studio delle fonti normative, con particolare attenzione alle fonti statutarie, sia di centri minori, chiamiamoli così, come San Miniato, sia di città, come è il caso di Firenze, e Francesco sta attendendo da un certo numero di anni, non diciamo da quanti, insieme recentemente ad altri studiosi, all'edizione degli statuti in volgare di Firenze del 1355. Veramente un monumento giuridico fondamentale per la storia di Firenze e non solo. Si spera che alla fine del 2021, questi statuti possano vedere la luce. Il terzo, diciamo così, filone di ricerca riguarda un po' lo studio e la storiografia dei centri minori italiani, in modo particolare dei centri minori, si è occupato dei centri minori della Valdelsa, di San Miniato. La sua tesi di laurea riguardava appunto San Miniato, e poi ha studiato questi centri minori anche dal punto di vista della storiografia che se ne è occupata a partire, diciamo, dai secoli della piena età moderna fino al Novecento. Quindi un percorso di ricerca molto, molto ampio. Quindi oggi lo ascolteremo, soprattutto in riferimento al tema principale, diciamo, delle sue ricerche, cioè su vescovi e ordini religiosi nelle città italiane. Allora, come è stato annunciato ieri, la lezione del professor Salvestrini durerà all'incirca un'ora, qualche minuto meno, qualche minuto più. Poi avremo una mezz'oretta di discussione, poi un intervallo e alle 11 riprenderemo ascoltando le due relazioni dei borsisti, chiamiamoli così per ragioni di semplicità, appunto Samuele Fabbri e Valentina Squarzolo, 15 minuti a testa per illustrare la propria ricerca, e poi discussione della prima e della seconda relazione dei due borsisti. Ecco, pregherei Francesco,
visto che si tratta di temi a te molto familiari, di dirigere tu la, diciamo, presentazione e poi la discussione delle due relazioni dei borsisti, va bene? Siamo d'accordo, insomma, io sarò presente, però fai te, insomma, visto che sono poi, si tratta di tematiche che tu conosci molto meglio di quanto le conosca io. Non c'è problema, insomma. Quindi ti do la parola e quindi ti ascoltiamo con molto piacere. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie a Giuliano che mi piace sottolineare, è stato comunque anche mio maestro, questo è una cosa che alla quale sono molto molto legato. E ringrazio quindi per l'invito di oggi. In quest'ora, diciamo, io vi presenterò soprattutto alcuni spunti di riflessione, come avevo annunciato all'inizio, cioè enucleerò alcuni elementi sui quali poi magari svilupperemo la discussione. La questione del rapporto tra vescovi e ordini religiosi e più in generale, insomma, religiosi regolari, è una questione storiografica piuttosto complessa che, come molte, ma forse anche più di altre, è ancora particolarmente aperta. Perché si hanno posizioni sostanzialmente discordanti in ambito storiografico, e io infatti ora soprattutto nella prima parte proverò a delineare questa evoluzione, e è un tema appunto che è rimasto molto aperto, su cui a mio modo di vedere, ecco, c'è ancora molto da lavorare, soprattutto a livello di scoperta e disamina e discussione di situazioni locali, perché ogni tentativo che è stato fatto di riportare l'analisi di questo rapporto a un piano più generale, anche attraverso il riferimento alla mediazione della sede apostolica, a mio modo di vedere, ma su questo poi ci tornerò, non ha portato, diciamo, ecco, a delle soluzioni convincenti, cioè non esiste sostanzialmente un piano generale, ma situazioni particolari che di volta in volta si sono proposte. Allora, per partire da questo punto di vista, bisogna chiarire che nella Chiesa, fino dalle sue origini, è stata presente questa sostanziale dicotomia, che appunto in sede storiografica a volte è stata accentuata, a volte è stata invece ridotta, ma che a mio avviso sostanzialmente esiste, cioè fra due scelte di vita consacrata sostanzialmente diverse, che sono quella clericale e quella originariamente monastica. Perché sono diverse? Sono diverse perché hanno origini diverse. Come voi tutti sapete, il monachesimo ha comunque un'origine autonoma che prescinde, addirittura è anteriore alla tradizione cristiana, e quindi come tale ha seguito un suo sviluppo, pur nella sua fasces appunto cristiana, soprattutto a partire dal secondo terzo secolo dopo Cristo, che l'ha portata ha portato coloro che ne sono stati protagonisti a compiere delle scelte che in parte sono andate a collegarsi, a sovrapporsi, a diciamo coincidere, ma in parte anche invece a essere profondamente diverse da quelle invece che sono le scelte della Chiesa secolare, cioè dei pastori della comunità, delle comunità dei fedeli. Questa differenza, sempre per mantenere un piano introduttivo molto generale, secondo me si può riassumere brevemente in due ambiti molto diversi. La strutturazione della comunità cristiana attraverso i suoi pastori, quindi i suoi episcopi, che erano i custodi, i guardiani, insomma, in qualche modo, delle prime comunità cristiane, ha subito una profonda evoluzione, come sapete, a partire dal IV secolo, con il passaggio, diciamo, della religione cristiana da religione sostanzialmente, diciamo così, perseguitata a religio licita all'epoca costantiniana. Questo evento è fondamentale? Perché da un lato cambia anche la natura dei vescovati, che cominciano a collaborare appunto con le autorità imperiali, e quindi con l'autorità imperiale, e quindi acquisiscono un nuovo ruolo anche nella società che va progressivamente cristianizzandosi. Dall'altro cambia anche il ruolo del monachesimo,
che da diventa sempre di più una scelta alternativa per coloro che vogliono seguire un percorso, un cammino di perfezione, anche diciamo così in senso lato spirituale, più profondo, come eredi in qualche modo dei martiri, la cui stagione appunto si è conclusa con la fine delle persecuzioni. A questa differenza di fondo, secondo me, se ne aggiungerà progressivamente anche un'altra, che è una differenza anche propriamente di distribuzione insediativa e spaziale. I vescovi rimarranno sempre di più, appunto, saranno i pastori delle comunità urbane, o comunque a partire dalle città estenderanno la loro giurisdizione su aree rurali, ma sempre comunque avendo come fulcro centrale le città, laddove il monachesimo assumerà, soprattutto in Occidente, e faremo riferimento ovviamente soprattutto all'Occidente e all'Italia, avrà invece per lungo tempo una non esclusiva ma prevalente connotazione urbana. Quindi questi elementi hanno contribuito fino dall'età tardo antica e soprattutto dai primi secoli del Medioevo a creare una differenza appunto di percorso fra queste due anime che hanno caratterizzato la realtà religiosa. Non ci dimentichiamo, è sempre bene ribadirlo, che il monachesimo, anche quando poi in Occidente assume una connotazione prevalentemente benedettina, sarà costituito in larga misura da laici e quindi da fedeli che dovevano essere rimanere fedeli appunto al proprio vescovo. Fin dal Concilio di Calcedonia, quindi fino dal V secolo, viene ribadita comunque la fedeltà dei monaci al loro ordinario. Al loro vescovo. Lo stesso San Benedetto partiva dal presupposto che appunto i monaci, in quanto prevalentemente laici, dovessero essere legati ai loro vescovi. Ma i problemi comunque si vengono a generare nel corso del tempo, in considerazione del fatto che i monaci vanno a svolgere un ruolo nella società che è in via sempre crescente e importante nei rapporti con il potere politico, nei rapporti con il potere imperiale dopo la restaurazione carolingia, laddove i vescovi, pur avendo vedendo crescere la loro funzione di guida della comunità, comprese quindi le comunità monastiche, perdono progressivamente la capacità di interagire, di controllare qual era la loro funzione, i religiosi regolari che da Benedetto di Anagni in poi appunto in Occidente hanno prevalentemente seguono appunto la regola di San Benedetto. La storiografia che si è occupata del rapporto tra vescovi e monaci è un po' ripartita da queste tematiche e di recente, fra l'altro, un interessante saggio di Caterina Cicopiedi è ritornata proprio su questo problema e devo dire, è un piccolo saggio anche abbastanza denso e breve, che parte da una considerazione che effettivamente molto condivisibile, perlomeno nella sua, diciamo, impostazione iniziale. Lei dice che questa analisi del rapporto tra vescovi e monaci è sempre stata condotta attraverso l'analisi di situazioni particolari. Cioè si è visto che vi sono momenti in cui vescovi e monaci hanno collaborato, e ci ritorneremo sopra, ce ne sono moltissimi, e momenti in cui, soprattutto a partire dal X secolo, le due realtà si sono trovate in conflitto. Dice giustamente la Caterina Cicopiedi, questa dispersione, diciamo, dell'analisi estesa caso per caso rischia di non portare a nessun chiarimento, perché bisogna tornare a capire, ad analizzare il fenomeno da una prospettiva di centro. E qual è la prospettiva di centro che lei adatta in questo saggio, che fra l'altro, ve lo ricordo, fa parte di una raccolta di studi a cura di Paolo Cammarosano sui giovani medievisti, poi delle École Française, il volume del 2016. Lei ritiene che la prospettiva di centro da cui si deve ripartire è quella appunto papale, pontificia, e soprattutto quella dei concili. Però io ho trovato subito un po' una contraddizione che mi ha riportato, anche nell'affermazione della Caterina Cicopiedi, che mi ha riportato davanti il problema come
dal mio modo di vedere è sempre stato. Cioè lei dice bisogna affrontare il rapporto fra vescovi e monaci e in generale religiosi regolari attraverso l'ottica dei concili. Perché? Perché si vede che attraverso gli interventi conciliari il papato si è adattato alle situazioni locali, ha cercato di porsi in una dimensione arbitrale, i concili hanno risolto quelle problematiche che emergevano caso per caso. Cioè mi è sembrato un ritornare, cioè un voler portare a, presentare la situazione da un punto di vista generale, per poi ammettere immediatamente che anche le soluzioni conciliari si fondavano su scelte di volta in volta condotte a livello locale e che si esprimevano nei rapporti soprattutto tra singoli vescovi, singole realtà monastiche, singole realtà locali. Quindi si ritorna un po' sempre alla stessa questione. E effettivamente la sua disamina, come quelle anche che sono state fatte da Alfredo Lucioni e da altri studiosi che si sono occupati di questa relazione, soprattutto fra monachesimo benedettino e autorità episcopali, secondo me tornano sempre un po' su questa questione. Cioè vi sono una molteplicità di realtà locali e è difficilissimo dare delle indicazioni di massima. Quali sono comunque gli elementi che contrappongono le due realtà e che emergono anche nelle sedi conciliari? Ci sono delle questioni di fondo. Allora, uno, i monaci hanno diritto di occuparsi dei fedeli? Sono dei religiosi, ma spesso non sono dei chierici. Poi in realtà dal X e soprattutto XI secolo in poi il numero di chierici fra i monaci crescerà in misura notevole, soprattutto nei monasteri urbani, ma non solo. Possono occuparsi dei fedeli? Hanno diritto di intervenire nella vita dei fedeli oppure no? Poi hanno quindi diritto di predicare? Possono farlo? Ne hanno facoltà? Ne hanno facoltà anche qualora gli venga concessa loro dai vescovi, oppure non devono astenersi da questo tipo di attività. Per poter tutelare l'autonomia di queste case regolari, a partire soprattutto dal monachesimo cluniacense, noi siamo di fronte a fenomeni come la cosiddetta esenzione. Cioè i religiosi regolari vengono esentati, vengono sottratti in qualche modo all'autorità dei loro presuli e in vario modo e in via sempre più costantemente sempre più definita attraverso l'esempio cluniacense, il loro vescovo, per capirsi, diventa sempre di più la sede pontificia. Quindi il papato, il papa è il vescovo dei monaci, questo permette di non tradire la lettera della regola di San Benedetto che dice che i monaci devono essere soggetti a un vescovo e in questo modo si sottrae l'autorità all'autorità diocesana, all'autorità dell'ordinario, la comunità monastica. Secondo molti studiosi, fino soprattutto a Giovanni Tabacco, che ha cercato di dare invece un'impostazione un po' diversa negli anni 70 a questo rapporto, l'idea è che il conflitto fosse generato soprattutto da questi elementi, cioè da una concorrenza, ecco, che si veniva a creare tra clero secolare, diciamo così, e regolare, né in momenti e situazioni e azioni importanti della vita religiosa, come appunto la predicazione, come quella che poi dal XII secolo verrà propriamente definita in sede conciliare cura animarum e così via. E in più c'è questo problema appunto dell'esenzione, quindi del fatto che i monaci sono esenti dall'autorità dei loro vescovi. Ecco, secondo me in realtà però le questioni degli eventuali conflitti che si porranno non sono solo queste. Ecco perché secondo me è difficile poi smentire la possibilità di conflitto o comunque relativizzarla, cioè, perché in realtà le questioni non sono solo queste, perché se ci si basa solo su queste, si trovano e sono state trovate appunto da Tabacco in poi, sia tutta una serie, Melville e altri che hanno studiato
questi fenomeni, sia tutta una serie di prove che conflittualità tra vescovi e soprattutto abati di grandi monasteri è esistente, è presente, e prove del contrario, che esiste invece una massiccia collaborazione. Secondo me, ma questo ci ritornerò poi in conclusione, va superato questo problema, cioè la differenza, questo lo posso già anticipare, non sta solo nei privilegi che i monaci sono riusciti a strappare da alcuni pontefici, e non sta nemmeno solo nel fatto che, soprattutto in sede conciliare, altri pontefici magari hanno risposto ribadendo invece le prerogative del clero diocesano. Non è solo questa non va tutto riassunto solo in questa tale questione, ma resta sullo sfondo e riemerge continuamente il problema della differenza fra queste due anime della scelta religiosa, cioè la contrapposizione, la dicotomia, diciamo, è molto più profonda e identitaria, strutturale, non è solo connessa a momenti e a pontefici o a situazioni particolari che hanno privilegiato l'una o l'altra componente della vita consacrata. La situazione tende a diventare molto più complessa, ovviamente, anche dico cose ben note, a partire soprattutto dall'undicesimo secolo. Questo perché? Perché cominciano a comparire tutta una serie di ambienti monastici, diciamo così, che sul modello cluniacense, ma poi andando ben oltre, contrappongono in qualche modo ad alcune figure vescovili, denunciandone la corruzione. Sono celeberrima la questione appunto della lotta contro la simonia, quindi la compravendita delle dignità ecclesiastiche, ma i monaci attaccano anche il nicolaismo, attaccano il concubinato, attaccano tutta una serie di comportamenti che erano diciamo invalsi, erano diventati comportamenti ben diffusi fra il clero secolare. Quella che doveva essere, diciamo, la ritrosia monastica a intervenire nel funzionamento della Chiesa si trasforma, i monaci si fanno protagonisti della denuncia contro alcuni esponenti del clero. In Italia questa situazione diventa particolarmente evidente nelle due città che sono diciamo i punti di riferimento principali per la riforma dell'undicesimo secolo, che sono Milano e Firenze. In queste due città si ha un vero e proprio attacco da ambienti, soprattutto a Firenze, monastici, ma anche a Milano il monachesimo, pur avendo un ruolo diverso, non è assente in questa denuncia, diciamo, della simonia. E quindi, insomma, in sostanza i monaci, che non ce lo scordiamo, restano comunque in buona misura dei laici che devono essere sottomessi all'autorità dei loro pastori, si permettono di giudicare i loro pastori, cioè quei vescovi che erano difesi da tutta una serie anche di prerogative, le decretali pseudo-isidoriane, insomma tutta una serie di garanzie per la loro funzione, per il loro operato e per la loro dignità, vengono attaccati dai monaci. Quindi una parte del gregge si ribella al pastore. Nel caso di Firenze si arriverà addirittura a spingere, diciamo, in qualche modo un pontefice riluttante a deporre il vescovo accusato di simonia dai monaci. Qui secondo me, ecco, si vede, è uno degli elementi, ma ce ne sono anche molti altri, in cui si vede che la discrepanza fra le due realtà non è solo determinata da privilegi o da situazioni di favore che il monachesimo o il ceto episcopale ottiene, ma ci sono proprio delle discussioni profonde. Ecco, vengono messe in discussione non tanto il ruolo del vescovo in quanto tale, ma il suo comportamento morale. I monaci si permettono in sostanza di dire ai vescovi, pur non volendo sostituirsi al clero secolare, ma si permettono di dire come il vescovo si deve comportare.
E questo non a caso comincia a essere particolarmente evidente proprio in queste realtà cittadine che conoscono a partire dall'undicesimo secolo anche una crescita demografica, una crescita economica, una progressiva differenziazione sociale. Noi dalla documentazione tutto sommato ancora abbastanza limitata che abbiamo nell'undicesimo secolo, vediamo agire sia a Milano che a Firenze anche figure di laici che si pongono, diciamo, ecco, si cominciano a criticare i loro vescovi e sembrano in qualche modo farlo sull'esempio fornito dai monaci. Perché le accuse, perché le denunce provengano dall'ambiente dei monaci e non da altri ambienti, questo è stato più volte spiegato, secondo me in modo anche abbastanza convincente, dal fatto che spesso i monaci sono più preparati dei vescovi, hanno prima di tutto più tempo, poi sono meno coinvolti nelle dinamiche politiche delle città, hanno a prescindere dal fatto che i vescovi, che sono i loro diretti appunto interlocutori, siano di parte imperiale o più vicini alla sede apostolica, che diventerà poi un problema molto forte appunto nel pieno dell'undicesimo secolo. Non è questo il punto. Il punto è che spesso questi vescovi sono hanno una provenienza un po' eterogenea, insomma, hanno una formazione anche abbastanza eterogenea e spesso quindi non è un caso che venga dal mondo monastico la denuncia dei loro comportamenti morali. Il fatto è che poi i monaci si spingono anche oltre, ecco, si arriva a vedere appunto dei religiosi che cominciano a discutere sulla natura dell'Eucaristia, entrano appunto nelle dispute eucaristiche, cominciano a svolgere con maggiore o minore autorizzazione attività di predicazione nelle piazze, escono. Ecco, questo è anche il ruolo importante. I monaci escono dal chiostro. Volevo tornare un attimino a questa storiografia più recente che continuamente dice: attenzione, per non perdersi nell'analisi dei singoli casi, bisogna ripartire dalla documentazione conciliare, dalla documentazione pontificia. Quando si riparte da Roma, secondo me non si risolve il problema della frammentarietà, perché i pontefici non si sono comportati nello stesso modo. Basti pensare, sempre per fare esempi molto, molto generali, a Gregorio VII, che fin da prima di diventare pontefice guarda indubbiamente, pur con tanti distinguo, pur con tanti elementi che si possono, ma guarda con una certa simpatia al movimento riformatore e a questi religiosi che osano anche sfidare l'autorità dei loro vescovi e concede tutta una serie di privilegi, senza per questo sminuire il ruolo naturalmente dell'episcopato. Però è evidente un favore nei confronti dei religiosi. Un favore che, per esempio, sempre per fare degli esempi molto generali, non verrà assolutamente condiviso da un pontefice che, fra l'altro, invece veniva dall'ambiente monastico, come Urbano II, che invece darà un nuovo rilievo al ruolo dei vescovi e in sostanza spingerà gran parte dei monaci che erano al centro del movimento riformatore, dicendo: voi dovete tornare nel chiostro, perché è da dentro il chiostro che voi potete e dovete agire pregando per la società. È difficile, ecco, secondo me, è impossibile dare vedere nel papato una figura che dà continuità a una scelta, diciamo, unitaria della Chiesa. Il papato, semmai, da Gregorio VII in poi, si vuol porre come arbitro. Il papato sa benissimo che entrambe queste componenti fanno parte della Chiesa, sa che entrambe possono anche in qualche modo bilanciarsi l'una con l'altra, e la sua posizione deve essere quella di arbitro. È il padre di tutti, è colui che si comincia a partire dall'undicesimo secolo, si realizzerà soltanto dopo, ma insomma ormai le rivendicazioni nei confronti dell'impero sono state avviate e il papato procede nell'intento di vedere i vescovi come dei collaboratori, dei ministri della Chiesa sui quali lui vuole avere, è stato disposto a fare una lotta enorme pur di ribadire il suo diritto a controllarne
e a gestirne in qualche modo l'attività. E allo stesso tempo però è anche lui che è il padre dei monaci esenti. Quindi in questo senso sì, lui riassume su di sé il ruolo di mediazione, di intermediazione nei confronti di tutti questi fedeli, però allo stesso tempo non è in grado, né secondo me c'è un effettivo programma in questo senso, di pacificare le due realtà, perché le due realtà sono diverse e il papato non ha secondo me interesse a modificare queste due realtà, né tantomeno a far sì che una sia diciamo superiore alle altre. A seconda se si rivolge ai vescovi, a seconda se si rivolge ai monaci, sottolineerà sempre il loro ruolo. E molti pontefici successivi, pur con un orientamento che è sempre più che è evidente, insomma, a volte in favore degli uni, a volte in favore degli altri, tutto sommato continua questa linea. Ecco. Un'altra cosa vorrei sottolineare. Chi ha cercato, ripeto, a partire dal tabacco in poi, e sono stati molti, di attenuare gli elementi di contrasto per sottolineare invece la collaborazione fra i vescovi e gli insediamenti monastici, ha sottolineato per esempio il ruolo che fra XI e XII secolo hanno tantissimi vescovi, il ruolo di fondatori di monasteri. In effetti ne abbiamo esempi sia in area tedesca, in area germanica, che in area italiana. Qui a Firenze basti ricordare il monastero di San Miniato al Monte, che è fondazione vescovile dell'inizio dell'XI secolo, fatta in un contesto classico, ecco, di vescovo di parte imperiale, vicino alle stanze appunto dell'imperatore, vicino al marchese di Tuscia. Fonda il vescovo il De Brando di Firenze, fonda il monastero di San Miniato al Monte come espressione dell'autorità anche del vescovato. Quindi ci sono tantissimi, ma gli esempi ne potrei fare a decine, di vescovi fondatori di monasteri. Ora però, ecco, anche su questo secondo me la riflessione dovrebbe andare un pochino oltre, arrivati a questo punto. In che senso? Cioè, prima di tutto chiedersi perché un vescovo che interagisce a volte anche con molta difficoltà, ma cerca di interagire, ha un clero canonicale, ha tutta una serie di persone che collaborano con lui, perché va a investire in un monastero e non nella riforma del clero canonicale? Anzi, spesso proprio questi vescovi fondatori di monasteri sono vescovi che hanno rapporti difficili con il proprio capitolo, col capitolo della cattedrale. Prima domanda. Vediamo anche una possibile prima risposta. È appunto, si cerca un'alternativa. Non si riesce a dialogare con i propri chierici, che spesso sono espressione anche dei ceti emergenti di queste città che sono in espansione, che sono in crescita, che cominciano a vedere una stratificazione sociale al loro interno. Il potere vescovile comincia ad avviarsi lentamente verso un, diciamo così, ridimensionamento di quello che è il suo prestigio e la sua eredità all'interno delle città, un processo che molto lentamente, ma io ne sono convinto, e senza continuità di soluzione, porterà alla messa in discussione della sua autorità da parte di nuovi regimi del governo cittadino. Anche questa è un'altra questione storiografica importantissima che non possiamo toccare adesso. Ecco, in questa evoluzione i vescovi si rivolgono alla fondazione di alcuni monasteri per ribadire la loro autorità, scelgono quindi il monachesimo per affermarsi. Ma perché allora c'è contrapposizione, se, dal mio modo di vedere? Perché si riconosce in qualche modo che una vita religiosa più perfetta rispetto a quella dei propri canonici può stare solo nel monachesimo. Quindi i monaci sono un modello per i chierici e infatti siamo in un periodo in cui la riforma, diciamo, della Chiesa di questo periodo propone il modello della vita comune del clero come un modello di riferimento, appunto, che è quello che viene attuato in tantissime piedi delle campagne, è quello che viene attuato o si vuole che venga attuato nel capitolo della cattedrale. Quindi la vita comune, la regola
quella che poi sarà la regola agostiniana per gran parte dei, chiamiamola così, regola agostiniana, in realtà vuol dire anche questa, tante cose, il preceptum, insomma. Il monachesimo fa da modello per i chierici, quindi nel momento stesso in cui si contrappone questo, anche da parte dei vescovi fondatori, si riconosce una differenza e quindi anche l'inevitabile svilupparsi di conflitti, come infatti spesso avverranno, fra prerogative di questi monasteri, e sia pure vescovili, e le prerogative invece del clero della cattedrale. Non è un caso che proprio mentre alcuni di questi vescovi fondano monasteri, i canonici ottengono privilegi dall'imperatore, poi sempre di più anche dal pontefice, per esempio separare la loro mensa da quella del vescovo, avere una gestione del tutto autonoma, cioè si va a dire, c'è cioè un vescovo che si trova comunque in una situazione di conflitto con il proprio clero e fonda un monastero. Monastero che spesso si comporta però nei confronti del vescovo come altri monasteri si sono comportati nei confronti dei patroni laici che ne sono stati fondatori, cioè progressivamente cerca di rendersi più autonomo. Anche perché la possibilità di eleggere il proprio abate, la possibilità di condurre una vita appunto rigorosa, eccetera, al suo interno, spesso i vescovi tendono a lasciarla. Cioè, anche se molti monasteri di fondazione vescovile eleggono comunque in autonomia il proprio superiore, il proprio abate. E vanno a svolgere anche nelle città un ruolo di riferimento per la popolazione. Un ruolo di riferimento dettato anche dal comportamento di questi religiosi, dal fatto che appunto parlano ai fedeli, che svolgono un'azione sono i campioni, gli esempi della riforma, laddove magari ci si trova di fronte a vescovi spesso latitanti, assenti, con periodi di vacanza molto lunghi, perché le questioni politiche nelle quali il vescovo è, diciamo, connesso, impediscono una rapida successione, per esempio, da un vescovo all'altro, alimentano, moltiplicano e accrescono i periodi di vacanza, indeboliscono in qualche modo l'autorità, del vescovo, laddove questi monasteri urbani, perché crescono dall'undicesimo al dodicesimo secolo i monasteri urbani, vanno a svolgere un ruolo importante anche nella vita religiosa. Attorno a questi monasteri, fra l'altro, noi abbiamo anche i campioni più estremi, diciamo, del movimento riformatore, che sono gli eremiti. Perché, per quanto ci possa sembrare strano, dall'undicesimo secolo noi vediamo crescere il numero degli eremiti urbani, che non è un ossimoro, cioè non è una contraddizione, anche se illustri personaggi strumentalmente, come ad esempio Pier Damiani, quando vorrà combattere contro alcuni eremiti residenti, diciamo, in città che non si trovavano allineati sulle sue posizioni, li condannerà proprio per questo. Dice: cosa ci fate voi, ripartendo da echi patristici, cosa ci fanno gli eremiti in città? Com'è possibile? Ecco, quando lui stesso, Pier Damiano, aveva esaltato Gervasio e Protasio di Milano, perché erano eremiti che erano vissuti avevano fatto della città un deserto. Questi eremiti sono ben visti dalla popolazione, ecco perché a volte personaggi come Pier Damiani li guardano con sospetto, perché vedono in loro dei modelli di santità, degli esempi di santità. Ascoltano quello che loro dicono e tutto sommato vanno a svolgere un ruolo di concorrenza oggettiva nei confronti dei vescovi, di cui, ripeto, è sempre più forte anche la questione da un lato morale. Vescovi accusati di simonia, di essere diventati tali per aver acquistato la propria dignità, eccetera, sia spesso anche semplicemente assenti. È inevitabile studiare queste tematiche contrapponendo casi di ottimi rapporti con casi di conflitti profondi. È inevitabile perché si ritorna appunto sulla molteplicità dei casi. Però ecco, ci sono alcuni elementi che, visti dall'alto, come ci suggeriva la Caterina Cicopelli, che
sulla quale, sul cui saggio poi alla fine io fondamentalmente non sono d'accordo, ma ho trovato estremamente stimolante e in grado di dare un nuovo impulso, ecco, a questa discussione che si era, dopo i lavori magistrali di Tavacco, si era un po', secondo me, fossilizzata. L'ha un po' l'ha spinto verso una nuova riflessione. Riguardando la questione dal punto di vista del papato, dal punto di vista centrale, soprattutto avviandosi al passaggio fra XI e XII secolo, vediamo che effettivamente il problema era talmente sentito che i concili intervengono su queste questioni. Il fatto stesso che intervengano vuol dire che la problematica è sentita, e le questioni fondamentali sono appunto quelle connesse alla cura d'anime, un concetto che appunto è soprattutto a partire dal XII secolo che prima di tutto che viene citato proprio come cura animarum, e poi che comincia a diventare sempre più più forte. È vero che i concili, soprattutto Lateranense primo e i successivi, tendono a favorire, almeno alla lettera, il ruolo pastorale dei vescovi. Dopo questa stagione, diciamo, di attacchi nei confronti dei vescovi, avvenuti soprattutto, appunto, anche se non solo, da monaci nel corso dell'XI secolo, il successivo è un secolo, si potrebbe quasi dire, di progressiva normalizzazione, in cui il ruolo pastorale dei vescovi viene ribadito dai concili. Si dice, per esempio, che la predicazione è una appannaggio dei vescovi, che i privilegi dei monaci non devono diciamo mettere a repentaglio la supremazia vescovile. Vi cito appunto il Lateranense primo, il Lateranense terzo 1179 fino al Lateranense quarto, che in realtà però apre tutta un'altra questione con dei nuovi religiosi. Però ecco, ecco, e riguardo a questo, sempre Alfredo Lucioni ha aggiunto un ulteriore elemento, dicendo sì, il fatto che i concili ribadiscano le prerogative degli ordinari diocesani, soprattutto appunto in tema di cura delle anime, di predicazione, eccetera, vuol dire che, nonostante i privilegi concessi ai monaci, la Chiesa si è indirizzata in una certa direzione, cioè quella della supremazia dei vescovi, diciamo così. Anche qui però invece c'è un elemento che io, sul quale non sono d'accordo. Prima di tutto sul fatto che ogni concilio fondamentale, Lateranense primo, Lateranense terzo, cioè, ci devono tornare sopra. Quindi se si deve continuamente ribadire che le prerogative della predicazione, della cura delle anime, eccetera, sono vescovili, vuol dire che nella realtà questo, l'esperienza di studio dei testi normativi un po' mi convince in questo senso, vuol dire che non viene rispettata. E infatti noi, scendendo di nuovo su quel terreno locale dei rapporti monasteri, vescovi, caso per caso, città per città, eccetera, eccetera, vediamo che la predicazione monastica continua ampiamente ad essere diffusa. Figure di, cioè abbiamo addirittura esempi di raccolte di testi omiletici che sono di matrice monastica, e lo si vede benissimo perché vi sono citati come esempi, come spunti per la predicazione, tutta una serie di figure di santi che sono stati monaci, che hanno agito, anche a volte personaggi poco conosciuti, santi minori, eccetera, che hanno avuto un grosso peso nell'ambiente monastico. Quindi si ritorna al fatto che comunque anche nel XII secolo, anche mentre i concili ribadiscono che la predicazione, la cura delle anime è prerogativa del clero secolare, i monaci sono attivissimi in questa dimensione. Ma la questione, secondo me, è ancora più complessa, perché molti movimenti monastici in realtà rifiutavano questo ruolo. Quasi tutti i fondatori, ora in mente Giovanni Gualberto, con cui ho una grande familiarità, ma si potrebbe parlare di Cistercensi, si potrebbe parlare, partivano dal presupposto che i monaci non dovevano svolgere il ruolo dei vescovi. I fondatori spesso affermano questo. Ma guarda caso, quando poi i movimenti religiosi si strutturano, ora qui siamo ben lungi da separare il carisma e l'istituzione
di matrice, questa discrepanza di matrice weberiana, non è questo il punto, ma nel momento in cui gli ordini si strutturano, spesso questo divieto di ottenere, avere chiese private, di predicare, di agire appunto nei confronti dei fedeli, spesso viene a cadere. Il caso di Vallombrosani, appunto, che conosco bene e che Antonella degli Innocenti ha ben studiato da questo punto di vista, è lampante. Nella prima agiografia di Giovanni Gualberto si riferisce, quella di Andrea di Strumi, patarino, milanese, quindi che portava avanti le istanze più diciamo spinte della riforma, si ribadisce che Giovanni Gualberto aveva vietato ai propri monaci di appunto avere chiese private e agire verso i fedeli. Nella seconda biografia, quella di Atto da Pistoia, questo divieto viene cancellato, viene eliminato. E sappiamo che, per esempio, appunto i Vallombrosani hanno sempre avuto chiese, hanno sempre avuto la cura delle anime, soprattutto poi nel XII secolo. E questo diventa particolarmente evidente proprio nelle città, perché non sono pochi i monasteri riformati, degli ordini, diciamo, tra virgolette, riformati, le cui chiese che si trovano in città sono chiese parrocchiali, sono chiese che hanno la cura delle anime e per le quali si cercano delle alchimie, io non saprei come definirle, nel rapporto con i vescovi, per cui, per esempio, il vescovo ha diritto di visitare la chiesa, ha diritto di nominarne il rettore, sia pure in accordo con l'abate, ma non può visitare il chiostro. Questa distinzione verrà fortemente ribadita. A Firenze noi abbiamo l'ultimo esempio di un contrasto che verte su questi due elementi, addirittura nel 400, all'epoca di un vescovo ben solido come era Antonino Pierozzi, che voleva controllare, voleva ribadire la sua giurisdizione su tutti i monasteri cittadini, e spesso si dovette fermare fisicamente di fronte a una porta chiusa, simbolicamente e fisicamente chiusa, cioè la porta del chiostro, perché poteva visitare la chiesa ma non poteva visitare la casa dei monaci, non poteva entrare nella casa dei monaci perché questa restava comunque esente. Quindi la soluzione che ci prospettava Cristina Cicopiedi, che era molto interessante, proviamo a vedere se in questa dicotomia tra vescovi e monaci noi troviamo una soluzione nei testi conciliari, secondo me la soluzione lì non si trova. Ecco, non si trova perché vengono ribadite delle prerogative che poi nella realtà non vengono affermate. E anzi, ripeto, perché questo credo sia il concetto fondamentale, più i concili devono tornare a ribadire questa realtà, più questa realtà evidentemente è una realtà sfuggente, che i monaci mantengono delle prerogative che avrebbero dovuto essere le prerogative di vescovo. La situazione, ripartiamo sempre dai concili, avrebbe potuto, diciamo, risolversi o comunque essere in parte ridimensionata proprio in un concilio. Forse uno dei più famosi concili del Medioevo, il Lateranense IV. Siamo appunto Innocenzo III, 1215, che vuole mettere ordine non solo nel monachesimo, perché ancora i problemi del monachesimo sono risolti, ma anche nei nuovi ordini religiosi che ormai si stanno affacciando nella compagine della Chiesa e che sono l'infinita abilità e lungimiranza di un pontefice come Innocenzo III ha già capito quale sia l'enorme utilità di alcuni nuovi ordini che si stanno delineando, ancora neanche definibili come tali, che sono appunto i frati minori, i predicatori, eccetera. Quindi il problema avrebbe potuto risolversi in questa serie, in realtà si apre tutto un altro mondo, perché il pontefice, pur non volendo disconoscere il ruolo dei pastori, sa benissimo che gli ordinari diocesani non sono in grado di fronteggiare quella che è la minaccia più grave che le città italiane di questo periodo, non solo,
ovviamente di questo periodo devono affrontare, che è la diffusione dell'eresia. Quindi vengono concessi, insomma, qui si fa, ve la faccio molto breve, tutta una serie di privilegi ai nuovi ordini cosiddetti mendicanti, e quindi il problema torna a porsi, come infatti tornerà a porsi nel confronto, nel contrasto con i vescovi, che si vedranno sottratta in maniera nuovamente dal papato una delle loro funzioni strategiche, che era quella appunto fondamentale, che era quella appunto della predicazione, dell'azione nei confronti dei fedeli. Anche qui poi nel corso del 200 avremo delle oscillazioni, avremo pontefici più vicini ai nuovi movimenti mendicanti e pontefici che invece torneranno a ribadire le prerogative del clero, spesso banalmente perché alcuni pontefici erano di provenienza regolare, altri invece avevano seguito un cursus nel clero secolare. Ma la questione di fondo torna a non essere risolta. Perché? Perché si tratta di due esperienze comunque di incontrabili. I regolari necessitano dell'esenzione che verrà progressivamente estesa anche ai mendicanti, perché altrimenti non possono agire nelle realtà locali. Perché io fondamentalmente non sono d'accordo con chi ribadisce, usando il tema dei concili e dell'azione crescente fra XII e poi naturalmente XIII secolo del papato, nel vedere un papato che si avvicina sempre di più al clero secolare cercando di limitare le autonomie dei regolari. Non sono d'accordo perché il papato prima di tutto si serve, continuerà sempre a servirsi dei regolari, ma soprattutto perché il papato è perfettamente consapevole che il ruolo dei vescovi nelle città sta perdendo il rilievo che aveva in precedenza, un rilievo che era garantito anche, non diciamo soprattutto, diciamo anche dal ruolo politico che i vescovi nelle città esercitavano. Troppe volte, da Innocenzo III in poi, i papi si trovano di fronte a vescovi per i quali hanno brigato per poterli scegliere, ma che comunque sia nella scelta stessa, sia nella collazione dei vescovi, sia soprattutto anche poi nell'azione pastorale di questi vescovi, il profondo condizionamento che i vescovi stessi subiscono da parte del clero locale, che è a sua volta espressione dei ceti dirigenti comunali. Ormai siamo in presenza di città comunali. Il vescovo, anche quando viene da fuori, anche quando è personaggio esterno, i fiorentini arriveranno per esempio addirittura a vietare per un lungo periodo che un fiorentino possa essere vescovo della città, perché i vescovi venivano dai ceti magnatizi e il governo, soprattutto popolare, cercherà di limitare fortemente questa presenza. Nonostante tutto questo, i papi sanno che i vescovi sono spesso espressione dei ceti dirigenti locali, devono rapportarsi con i ceti dirigenti locali. I religiosi, in particolare i mendicanti, qui abbiamo persone che possono dirvi ben più di me di questa, io sono più specialista sul monachesimo e molto meno sugli ordini mendicanti, sono più liberi. E l'esenzione garantisce la libertà di questi religiosi, che agiscono come diretti rappresentanti della Santa Sede, che possono quindi interagire, pensate appunto all'istituzione dei tribunali dell'Inquisizione, che verrà un po' palleggiato, diciamo, prevalentemente tra domenicani e tra frati, predicatori e minori. Cioè il papato agisce attraverso gli ordini religiosi, agisce in modo diretto, senza il filtro che il vescovo deve necessariamente attraversare dei rapporti con i ceti dirigenti locali. E quindi è inevitabile che i pontefici diano spazio agli ordini religiosi. Certo, ovviamente limitandone in certi momenti le libertà, ribadendo il ruolo quasi scontato, quasi ovvio dell'ordinario diocesano. Ma a volte sembra un appello, anche l'appello conciliare che viene spesso citato come
esempio, come sede in cui il potere dei vescovi viene garantito e le prerogative vengono ribadite, sembra quasi un'affermazione più teorica che pratica. Sì, è chiaro che è il vescovo il responsabile, però, detto proprio in due parole, spesso non lo sa fare, e allora il pontefice delega ad altri determinate funzioni strategiche che sarebbero in teoria riservate ai vescovi. Quindi la conflittualità fra le due componenti trasmigra dal mondo monastico a quello mendicante, pur prendendone e assumendone tutta una serie di altre connotazioni, ma la sostanza di fondo rimane. Ecco, per quanto si possa cercare di sminuire il contrasto fra queste due realtà, a mio avviso il contrasto c'è perché è consustanziale. È un qualcosa che ci riporta dalle origini del monachesimo stesso e dell'organizzazione del clero secolare verso appunto il pieno e tanto medioevo. Cioè, in questo senso, secondo me, c'è una continuità che è irrisolvibile e non la si può vedere risolta dalle affermazioni conciliari. Ecco, secondo me questo non... anzi, la reiterazione delle affermazioni conciliari, perché poi si arriva anche nello stesso concilio, a seconda dei canoni, a dire il vescovo deve essere garantito nelle sue privilegi, ma poi in un altro canone dire nessun vescovo osi limitare i privilegi concessi dalla Santa Sede ai regolari. Quindi si ha addirittura anche delle contraddizioni interne, quelle famose contraddizioni che la nascita del diritto canonico ha in parte cercato di risolvere, ma secondo me in parte non ha risolto, proprio perché non era strategico per il papato risolverlo. Cioè non si poteva, ecco, affermare l'una o l'altra, perché il papato aveva bisogno del clero secolare e dei religiosi, a seconda dei momenti, a seconda delle emergenze che la società cristiana presentava, e non poteva necessariamente privilegiare l'uno e l'altro. Quindi non credo che ci sia stato, ecco, una scelta dei pontefici a favore del clero secolare, e soprattutto non credo, come appunto in alcuni recenti lavori è stato proposto, che questa soluzione la si veda dagli atti dei concili. Ultime considerazioni. Come vedere il ruolo allora che i vescovi dovevano avere anche nel censurare eventualmente il comportamento dei religiosi? Già nel mondo monastico si partiva da questo presupposto che in caso di controversia, in caso di un comportamento moralmente non consono, eccetera, di monaci, il vescovo era chiamato a giudicare i monaci stessi, perché appunto è il pastore di una comunità e quindi gran parte dei monaci è laica, quindi lui ha diritto di intervenire. Anche qui, secondo me, c'è un conflitto fra teoria e la prassi, e che va, storici non sono canonisti, possono essere anche canonisti, ma non solo canonisti, no? Bisogna vedere poi la prassi, l'applicazione di queste norme. È molto difficile che questo avvenga, ci sono naturalmente dei casi, ci sono degli esempi, ma è difficile che un abate ceda totalmente al proprio vescovo il giudizio su un suo confratello che si è macchiato di qualsiasi reato. Altrimenti questo non avrebbe portato a quel proliferare all'interno delle consuetudini e delle costituzioni degli ordini religiosi, quel proliferare di norme volte alla disciplina interna dei singoli monasteri e degli ordini religiosi nel loro complesso. Il ruolo del vescovo non viene mai disconosciuto nelle costituzioni monastiche, ma viene spesso lasciato, messo sempre più in disparte, citato solo come estrema, veramente estrema ratio, cioè il vescovo meno interviene nelle questioni dei monasteri, meglio è, tanto più che poi è invalso da tempo l'uso di evitare che per tutte le volte che si ha bisogno del vescovo, e che nella vita di un fedele, tanto più un religioso,
sono tanti questi momenti, cioè l'ordinazione sacerdotale, ovviamente, ma anche appunto gli oli santi che devono essere concessi alle chiese, eccetera. Invece di rivolgersi al proprio vescovo, ci si rivolge a un altro vescovo, se non, quando possibile, addirittura direttamente al pontefice o a dei suoi legati. Il giudizio del vescovo sul confratello che si è macchiato di peccato non, sostanzialmente non viene applicato. E torniamo un attimo a Innocenzo III, spartiacque, no? Anche nella storia, anche dei regolari, tra un prima, diciamo, e un dopo. Ecco, lui in pratica, che pure sembrerebbe voler ribadire all'interno anche della Lateranense IV il ruolo dei vescovi, avalla ampiamente l'autonomia di giudizio degli abati, dei superiori nei confronti dei religiosi colpevoli di qualche reato, perché autorizza anche nel mondo monastico la creazione di visite canoniche condotte da monaci visitatori che su determinate aree territoriali o all'interno di alcuni ordini religiosi riformati devono andare a controllare la disciplina e riportare eventuali mancanze, eccetera, che poi verranno affrontate durante i capitoli generali. I vescovi non hanno ruolo in questi ordinamenti. E il pontefice garantisce questa autonomia, questo diritto, perché si sa benissimo che un'arma come questa in mano al vescovo permetterebbe al presule di interferire nella vita degli ordini stessi. Altra cosa, sempre mi sembra Luscioni, ribadiva il fatto che comunque il monachesimo e poi gli altri ordini, sempre sulla base conciliare, agiscono all'interno comunque delle ripartizioni diocesane. Ma francamente no, secondo me no, perché gli ordini religiosi creano delle loro ripartizioni territoriali, creano delle sempre su autorizzazione, concessione, riconoscimento della Santa Sede, ma comunque creano delle province, creano degli spazi regionali e interregionali addirittura all'interno dei quali si muovono. Perché non solo i mendicanti, ovviamente, ma anche i monaci si muovono all'interno di queste aree e sono realtà in cui che vanno, se non altro, sono senz'altro sovradiocesane. Cioè, questi ordini hanno un'estensione che supera mediamente quella di una, due, tre, quattro, cinque diocesi e al loro interno creano altri organismi omogenei all'interno dei quali si muovono. Quindi è chiaro che quale vescovo può interagire per controllare la disciplina di un monaco se poi il monaco agisce all'interno di una realtà esente e in un contesto che supera l'autorità anche territoriale, anche spaziale. Dell'ordinario. Quindi si va chiaramente ben oltre. Se la cosa si fosse risolta a suo tempo, noi non avremmo ancora in pieno 400 o addirittura alla vigilia del Concilio di Trento, queste annose lotte, queste annose questioni che vedono i privilegi dei religiosi contrapporsi alla volontà di controllo da parte degli ordinari. E devo dire, vi citavo prima la figura di Antonino Perozzi, secondo me è proprio interessante perché Antonino, che ha una consapevolezza pienissima di quelle che sono le prerogative dei religiosi, perché viene da un ordine che è stato ampiamente esentato dalla Santa Sede, qual è l'ordine dei predicatori, cioè che sa benissimo perché i religiosi hanno bisogno dell'esenzione, che cosa vuol dire, in che modo agiscono anche nel panorama urbano, nel momento in cui diventa vescovo. È come se attraversasse un fossato. Fa finta di niente. Dice: ma il vescovo deve avere la giurisdizione su tutti i religiosi. Io ho diritto di visitare tutte le case, eccetera. Si scontrerà infatti con molti. E siamo appunto nel 400. Quindi il problema sostanzialmente non è mai stato risolto. Tantomeno, ecco, io questa è la conclusione a cui sono. Vorrei arrivare, cioè tantomeno dalle normative, dalle disposizioni della Sede. Ma questo ripeto non per incapacità,
ma perché per non, una non volontà della Santa Sede di privilegiare l'uno o l'altro, perché ciascuno dei due ordini aveva una sua tradizione. È chiaro, il vescovo avrebbe potuto ribadire che era il pastore, che fino dalle origini della comunità il pastore è la guida del gregge, eccetera, e nessun pontefice avrebbe negato questo. Ma allo stesso tempo il pragmatismo e il rispetto allo stesso anche nei confronti della tradizione monastica faceva sì che nessun pontefice potesse dire che le prerogative accumulate dai regolari erano prive di fondamento. Quindi è questo il motivo per cui gli storici devono studiare questi rapporti caso per caso, e non è possibile astrarre. Si deve vedere alla normativa generale, si deve vedere la normativa conciliare, bisogna fare riferimento all'atteggiamento ovviamente dei pontefici, però resta il fatto che l'azione è sempre locale. Ultimissima suggestione, anzi mi dispiace di averla lasciata per ultima, ma quindi non potrò naturalmente approfondirla, però va citata. Il monachesimo non è solo maschile, è anche femminile. Qui il discorso del rapporto con l'ordinario diocesano è molto diverso, anche perché molti monasteri femminili hanno, diciamo, un rapporto privilegiato fino dalla loro origine con gli ordinari, e la dipendenza ovvia delle comunità monastiche femminili da sacerdoti che devono occuparsi dell'assistenza sacramentale delle religiose, necessariamente le espone al controllo del vescovo. I monasteri femminili sono in larga misura urbani, stanno nelle città, diciamo pure che nel pieno dell'età comunale ci sarà una fioritura di monasteri e poi conventi, femminili abnorme. La vita religiosa spesso nelle città è in larghissima misura femminile, e qui il vescovo ha un peso notevolissimo, e lo si vede dal fatto che non sono rari i casi proprio di rinuncia da parte degli ordini religiosi a occuparsi in prima persona della gestione, ecco, delle consorelle, di quello che è un po' il secondo ordine. Perché insomma le donne sono affidate ai loro pastori, i monasteri sono spesso in città, perché i monasteri isolati nella campagna, i monasteri femminili si espongono, ecco, a delle problematiche superiori rispetto a quelle dei monasteri maschili. In più poi quel fenomeno generale di inurbamento che anche i benedettini conosceranno, anche gli uomini, nel pieno e tardo medioevo coinvolgerà ovviamente in misura ancora maggiore le donne, vede un rapporto diverso appunto fra monasteri femminili e ordinari diocesani. Ma questo secondo me non inficia il discorso precedente, perché il ruolo delle religiose è un ruolo talmente diverso da quello dei loro omologhi maschi, dei loro omologhi uomini, che si spiega perfettamente, ecco, cioè è una parte del mondo regolare che lascia, fra virgolette, al vescovo la gestione dei monasteri femminili. Non è una, cioè è una scelta che comunque non va a intaccare la diversità di fondo fra il monachesimo e l'ambiente vescovile che caratterizza gli uomini. Il problema è chiaro che per le donne non si pone, per il semplice motivo che uno degli elementi principali, alcuni insomma, degli elementi principali del contrasto fra monaci e vescovi, predicazione, cura delle anime, eccetera, le donne non la fanno. Quindi viene a cadere necessariamente questo tipo di contrasto. Il mondo femminile, il monachesimo femminile ha una storia diversa, una concezione diversa, e quindi un diverso rapporto con gli ordinari diocesani, ma non cambia il discorso relativo ai monasteri maschili, il che per chiudere veramente non vuol dire che non vi sia stata interazione fra i due, e addirittura l'uno non si sia travestito dall'altro, cioè monaci e chierici. Basti vedere tutta una serie di figure intermedie. Io mi sono occupato a lungo, per esempio, di queste figure dei cosiddetti conversi monastici. Sono figure interessanti perché
spesso troviamo ancora nelle sintesi di storia del monachesimo, dice, i conversi sono fratelli laici che vivono più o meno intorno ai monasteri e svolgono funzioni di lavoro manuale, laddove i monaci perdono sempre di più il rapporto, diciamo, col lavoro manuale diretto e si limitano all'ufficio divino. Lo studio, del famoso studio che abbiamo detto fino alla nausea, dei casi locali, ci mostra di tutto di più. Noi abbiamo tantissimi chierici conversi di monasteri, sono numerosi, anzi addirittura alcuni chierici vengono inviati dagli abati a reggere chiese dipendenti da monasteri, chierici conversi, chierici che sono appunto tali semplicemente perché lo erano anche prima, lo erano prima di diventare conversi di monasteri. Quindi non si può dire che tutti i conversi sono laici, perché non è vero. Noi abbiamo dei sacerdoti che si fanno conversi. Quindi l'interazione è continua in questo senso. Ed è curioso che per evitare, per esempio, di essere richiamati alle armi o di essere giudicati per reati comuni, alcuni laici conversi, neanche residenti nei monasteri, ma dipendenti da un monastero, abbiano fatto in sede giudiziaria il fatto di essere chierici, che non qualifica a cui non avevano nessun diritto. Ma in qualche tribunale là questa situazione si poneva comunque in una dimensione un po' particolare, perché li si assimilava in qualche modo in quanto religiosi, ma comunque religiosi non di coro, ma li si assimilava comunque ai chierici. Quindi la realtà è estremamente varia, e quella molteplicità dalla quale siamo partiti e dalla quale gli storici cercano con fatica a volte di sottrarre degli orientamenti generali ritorna comunque a prevalere. Il rapporto tra gli ordini religiosi, i regolari e i vescovi torna a dover essere studiato caso per caso, alla luce ovviamente dei dettami conciliari, alla luce della politica sia dei poteri secolari che del papato, ovviamente, e sono d'accordissimo con alcuni studiosi, come appunto la Cicco Pieri, che diceva che forse questo aspetto è stato un po' trascurato, però non cambia il quadro, cioè la realtà va studiata vescovo per vescovo, monastero per monastero, ordine religioso per ordine religioso, perché la resa locale di questo rapporto, che è forse uno dei rapporti più dinamici e quindi anche vitali della Chiesa d'Occidente, rimane una dimensione appunto estremamente frammentaria e diffusa. Io qui mi fermo, spero di non aver parlato troppo, e vi ringrazio perché so di aver sollevato tante questioni e quindi preferisco che vengano poi affrontate in sede di discussione. Grazie. Grazie a te, Francesco, per questa lezione molto interessante, ricca di spunti, che sicuramente, diciamo, ha suscitato tanti interrogativi nei borsisti, e io volevo solo sottolineare alcuni aspetti del tuo intervento, no? La varietà delle situazioni locali, no? La difficoltà di arrivare a una sintesi. A me è parso che più difficile questo e più forte forse sono le variazioni locali, ma forse posso sbagliare, nel rapporto tra vescovi e monasteri, piuttosto che nel rapporto tra vescovo e ordini mendicanti, laddove gli ordini mendicanti, come tu hai detto, ha questo rapporto diretto e questa forza diretta che deriva loro direttamente dal papato, no? Quindi questo mi sembra, quindi studiare le singole varietà, forse anche qui, forse non lo so se può entrare anche il tema di differenze non solo locali, ma differenze di aree. Ecco, nelle città del Mezzogiorno i rapporti sono un po' gli stessi che noi troviamo nelle città comunali, o emergono, diciamo, differenze? Questo è un dubbio così che mi è venuto. Poi tu hai sottolineato bene quelli che sono, partendo dall'Alto Medioevo, quelli che sono poi
diciamo così, tornanti determinanti nello sviluppo di questo rapporto. Quindi l'undicesimo secolo, la riforma in cui si assiste a un conflitto forte tra ordini monastici riformatori e vescovi, diciamo così, oggetto più che soggetto in molti casi della riforma. E poi il tredicesimo secolo. Tredicesimo secolo non solo per l'avvento degli ordini mendicanti, ma anche per ciò che rappresenta un pontefice, diciamo così, che rinnova tanti aspetti della struttura della Chiesa, come fu Innocenzo III, e tu hai fatto giustamente riferimento al Concilio Lateranense IV. Poi quell'accenno finale, uno degli accenni finali, ma che meriterebbe anche questo, diciamo, di essere oggetto di discussione, monasteri femminili, ecco, che poi diventano, sono urbani, come ti ho sottolineato, sono quasi esclusivamente monasteri urbani, ma anche monasteri e conventi, tutte e due, conventi urbani, questi femminili, e che poi si moltiplicano nel tardo Medioevo, addirittura poi ancora di più nel Cinquecento, insomma. Le città sono piene di conventi femminili, con tutti i problemi che ne derivano. Quindi ecco, grazie per questa tua lezione, e quindi abbiamo una mezz'oretta per la discussione prima di fare un intervallo. Chi vuole intervenire? Lara Mansueti, ho visto. Sì, io avrei più che altro una curiosità. Io spesso nelle mie ricerche mi sono appunto imbattuta nelle figure di vescovi abati e mi chiedevo se avessero un ruolo vescovi. Scusa Laura, c'è stato un blackout e non abbiamo sentito. Ok, no, dicevo, io mi sono appunto imbattuta spesso nelle mie ricerche in figure di vescovi abati. E mi chiedevo se appunto questi vescovi abati avessero un ruolo appunto nel rapporto tra mondo diocesano e ordini regolari. Ecco, anche perché mi sono accorta che spesso appunto queste figure, anche i monaci proprio da lui dipendenti, provengono dalle stesse famiglie aristocratiche che hanno magari il potere, detengono il potere in città. Soprattutto nel periodo che diceva lei, tra XI e XII secolo. Grazie. Allora, sì, sì. Allora, sì, questo è un altro tema. Questo discorso dei vescovi abati, ora manteniamoci sull'Italia, perché aprendo poi al resto dell'Europa porterebbe anche a ulteriori considerazioni. Basti pensare, insomma, alla situazione, per esempio, in Irlanda, insomma, lasciamo bene. Allora, ci sono casi importantissimi. Cava diventerà una diocesi, Cava dei Tirreni, Monreale a Palermo, cioè queste in realtà in cui l'abate è vescovo e praticamente la sua comunità monastica costituisce un collegio canonicale. Sono figure fra l'altro molto, molto interessanti queste, perché sembrerebbero diciamo far coincidere le due realtà. Esistono queste situazioni, ma non vanno secondo me a modificare il fatto che si tratti di due realtà diverse. Sono comunque abbastanza minoritarie e vengono viste come situazioni eccezionali, e spesso si tratta di grandi abbazie, quindi nascono come monasterie ai quali poi viene riconosciuta anche una diciamo un'area costituita da una piccola in realtà diocesi, che sulla quale loro vanno a esercitare il loro potere. Sembra quasi paradossale, ma è come se la diocesi affidata a un monastero fosse in realtà una sua un'estensione del concetto di esenzione, cioè l'esenzione di questo monastero si fa talmente rigida, talmente forte grazie ai privilegi pontifici, eccetera, che si trasforma essa stessa in diocesi.
e quelle chiese che il monastero gestisce come chiese private, come chiese sue, come chiese che ha ricevuto in donazione, per i quali nomina i rettori, sia pure in accordo col vescovo, il problema si risolve. Il vescovo è lui. In molti casi, ecco, questa coincidenza vede il ruolo del vescovo, dell'abate vescovo, quasi un po' secondario, l'essere vescovo, rispetto all'affermazione della sua figura di abate. Un'altra invece sollecitazione importante che te sottolineavi è quella del fatto che spesso canonici della cattedrale e monaci di importanti monasteri cittadini o del territorio vengono dalle stesse famiglie. Verissimo questo. Sai, ti potrei dire, è logico, perché certi solo certi ceti, solo determinati nuclei familiari, solo determinate realtà possono ambire a garantire una carriera in senso lato ecclesiastica ai loro figli. È interessante vedere come membri addirittura della stessa famiglia che vanno a popolare i capitoli delle cattedrali e membri della stessa famiglia che diventano monaci, poi li troviamo su opposti fronti nella difesa delle prerogative della sede monastica o della sede diocesana. Cioè questa divisione, che è profonda e che secondo me agisce sull'educazione di questi personaggi, li fa sì che il loro senso di appartenenza alle istituzioni in cui entrino li porti non ad abbandonare i condizionamenti familiari, no, ma a relativizzarli. E secondo me, ma questo parlo veramente in generale, è più facile relativizzare i condizionamenti familiari in un ambiente monastico che non nel clero del diocesano, laddove l'interazione più frequente, indubbiamente più frequente e più costante con i fedeli porta comunque a una permanenza maggiore, fra virgolette, nel secolo. Ecco, gli interessi del monastici parlo soprattutto di monachesimo, appunto, e benedettino, sono un po' diversi, e quindi è più facile recidere una parte delle proprie radici. Poi naturalmente noi abbiamo tantissimi abati che si servono addirittura dei prestiti dei loro fratelli laici, mercanti, per ristrutturare i monasteri, per portare avanti le istanze politiche, sottrarre monasteri alla commenda pontificia, recuperarli la presenza delle famiglie è naturalmente fondamentale anche nei contesti monastici, però anche questo non va a incidere profondamente sulla differenza, appunto, fra clero regolare e clero secolare. Entrambi questi, i tantissimi studi da Millis in poi, hanno mostrato le interazioni fra monaci e fedeli, monaci e popolo, monaci e famiglie in realtà locali, però la scelta o comunque l'appartenenza al monastero porta delle differenze di comportamento. Insisto molto sull'educazione in questo senso. Non ci scordiamo che l'ambiente monastico privilegiava proprio al suo interno quelle figure di monaci nutriti che erano stati portati da bambini nel monastero e che avevano ricevuto tutta la loro educazione nel monastero e che, arrivati alla fine, erano anche culturalmente oltre più preparati degli altri e si sentivano un'elite vera e propria all'interno della comunità monastica. Vere monaci, insomma, erano loro, erano quelli che erano stati educati fin da piccoli. È ovvio che i legami con le famiglie restano, ma molto meno per un bambino che è stato educato fino da piccolo, ecco, nella comunità monastica, che è una comunità tendenzialmente chiusa, tendenzialmente, ma con le cose che cambiano a partire dall'undicesimo secolo, ma insomma comunque la comunità è chiusa, ecco. Altre domande? Ah, scusa un attimo Giuliano, tu dicevi giustamente la differenza fra diocesi del centro-nord e centro-sud. Sì, è verissimo, ci sono delle grosse differenze, infatti non a caso Cava è a sud. Cioè c'è il problema anche dell'importanza che hanno i vescovi e le città
nel Regnum, insomma comunque nell'Italia meridionale e nel centro-nord. Il centro-sud vede un numero altissimo di diocesi che rimarranno comunque nel tempo, al punto che, insomma, ora qui dico delle banalità, ma insomma, che sapete già tutti, ma il fatto che non ci sia bisogno, ecco, della famosa rete pievanale, no? Cioè i vescovi sono talmente numerosi che hanno diocesi molto piccole, eccetera. Tutto questo modifica chiaramente il rapporto. Noi nel sud abbiamo abbazie di grandissimo rilievo, pensate a Montecassino, Cava dei Tirreni, San Vincenzo al Volturno e altre, e tante diocesi piccole, molto, con un raggio d'azione molto limitato, che indubbiamente poi favorisce il clero regolare, il mondo regolare, che fra l'altro è diviso poi in due, e i normanni soprattutto, poi dopo le cose cambieranno, ma in età normanna c'è una presenza di monachesimo basiliano, diciamo, insomma, greco forte, che rimane e che i normanni inquadrano nelle loro rete di denominazioni, ma non cancellano, laddove invece i normanni nel sud Italia hanno una forte politica episcopale di controllo strettissimo del clero diocesano. Grazie. C'è almeno altre due domande, diciamo così, quella di innanzitutto Michela Guidi, no? E poi Emanuele Gallotta. Scusate. Buongiorno. Mi sente? Sì. Sì. Ah, perfetto. No, prima di tutto volevo un attimo solo riflettere sul fatto del concilio di cui ha parlato. Per esempio, ecco, penso al canone decimo del Laterano IV, no? In effetti denuncia una situazione più che risolverla. E poi, come sempre, una questione è il canone che viene, diciamo così, decretato e poi la ricezione del canone stesso nella pratica di tutti i giorni. Questa era solo così una riflessione a margine. Volevo segnalare proprio invece rispetto alle questioni particolari, no, del rapporto con i vescovi. Per esempio, siamo già nella seconda metà del 1200, se prendiamo Pisa, Federico Visconti, no, che è vescovo nominato direttamente da Innocenzo IV dal 1253 al 1277, parla ovviamente nelle sue prediche essenzialmente degli ordini mendicanti domenicani e minori. Però è interessante, no? Perché innanzitutto ci dice quali sono le loro funzioni, che ormai hanno assimilato quelle del clero, diciamo così, direttamente dipendente dal vescovo, ma poi ci vuole mostrare, no, una situazione di estremo equilibrio, una situazione di pacificazione. E quindi mi chiedevo se anche in alcune fonti, come per esempio queste prediche di Federico Visconti, non ci sia da stare un po' in guardia, no? Perché magari come vescovo voleva far vedere che era un buon vescovo e quindi riusciva a tenere sotto controllo la situazione. Quindi magari anche questi documenti dove non sembrano esserci attriti e frizioni, no? In questo caso sono gli ordini mendicanti, ovviamente, quindi una situazione ancora più particolare, però ecco, non celino invece una situazione un pochino diversa, che poi in realtà emerge se vediamo, che ne so, i lasciti o la situazione che vediamo descritta dai testamenti, da cui spesso nascono, no, contrasti tra il clero della cattedrale, del capitolo, e gli ordini mendicanti, per esempio, per che ne so, le sepolture e tutto quello che è connesso, no, alla cura d'anime dopo la morte del defunto. Scusi se mi sono dilungata, però ecco, riflettevo su queste cose. Sì, sì, ma allora il discorso, anche per quanto riguarda gli ordini mendicanti, è sempre un po' questo. Noi siamo in presenza di tantissime realtà diverse. Io non so, ieri c'è stata la lezione magistrale di Anna Benvenuti, probabilmente avrà fatto riferimento, ma un vescovo di Firenze come Ardingo Foraboschi
è emblematico del complesso rapporto che hanno i vescovi con gli ordini religiosi, perché noi siamo nel 200 fiorentino, noi abbiamo un vescovo che chiama gli ordini religiosi, fra l'altro lui chiama sia i cistercensi, quindi ancora il mondo monastico che sembra essere, diciamo, un elemento importante per i vescovi. Del resto sono numerosi, rimanendo in ambito toscano, sono vari i vescovi che hanno chiamato cistercensi, anzi cistercensi che sono arrivati piuttosto tardi in Toscana, non avrebbero avuto nessuna possibilità di insediamento se non fosse stato prima per il vescovo di Volterra, poi per il vescovo di Firenze, poi quindi chiama. Ma Ardingo è anche il primo che chiama, per esempio, i domenicani. Quindi i vescovi hanno comunque un ruolo fondamentale nel rapportarsi agli ordini religiosi. Il problema è che anche laddove cercano poi di governare questi ordini, perché magari strutturalmente all'inizio se ne servono anche per rafforzare l'autorità episcopale, poi inevitabilmente questi ordini sfuggono. Sfuggono perché si radicano, cioè hanno una tale capacità propulsiva interna che deriva dal papato, deriva soprattutto dalla loro stessa connotazione di ordini nuovi, eccetera, che inevitabilmente li sottrae e li porta comunque ad agire in maniera concorrenziale. Inevitabilmente concorrenziale con il clero secolare, perché spesso sono anche molto più preparati. Insomma, queste sono cose che talmente ovvie che però vanno ribadite, perché i vescovi cedono da tanti punti di vista, ecco, anche proprio da quello della formazione personale. Insomma, il ruolo, è inutile che ve lo stia a dire, insomma, il ruolo che hanno negli studi e nelle università i mendicanti rispetto al clero secolare, che non è assente. Ma non è certo lo stesso ruolo. Però ecco, io vedrei in figure come quella di Ardingo, ma c'è il vescovo cancellieri, mi pare, sì, di Pistoia, insomma ce ne sono tanti che, no scusate, non cancellieri, Berlinghieri, grazie a Dio, Berlinghieri di Pistoia, che hanno un ruolo importante, per esempio, nelle prima chiamata, soprattutto degli ordini mendicanti nelle loro città. Si è citato appunto Federico Visconti, eccetera. Però io lo trovo un qualcosa di simile a quei vescovi dell'epoca precedente che fondavano monasteri per aumentare il proprio ruolo, eccetera. Può essere visto, come alcuni hanno visto, come un'azione, diciamo, di protagonismo dei vescovi, ma io invece la vedo un po' di più come il ricorrere a nuove forze, il monachesimo riformato nell'undicesimo secolo, gli ordini mendicanti nel tredicesimo, che erano più vitali di quel clero di cui i vescovi erano espressione. Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere a loro. Quindi è un voler ricorrere per affermare l'autorità episcopale, ma è un'azione anche un po' pericolosa, che fanno i vescovi, perché in realtà poi si mettono in casa, ma non avrebbero potuto fare diversamente, perché il papato andava in quella direzione, figure che poi inevitabilmente vanno a limitare l'autorità dei vescovi stessi. Allora, sì, Emanuele Gallotta, prego. Sì, mi sentite? Sì, sì. Allora, buongiorno. Intanto grazie per la lezione, soprattutto un'ottima sintesi. Per me che sono di formazione architetto, diciamo, posso assicurarle che ho imparato tanto. Volevo un attimo tornare al rapporto tra il monachesimo e le chiese parrocchiali in città che venivano utilizzate per la cura animarum da parte dei monaci. E lei ha detto che appunto il vescovo ha diritto di visitare la chiesa urbana, ma non il chiostro. Allora, nel caso in cui ci siano appunto delle chiese parrocchiali urbane dipendenti dai monaci, nelle fonti documentarie, nelle fonti di prima mano, questa filiazione all'ordine di appartenenza è esplicita di solito oppure no? Glielo chiedo perché nelle città del Lazio meridionale di cui mi occupo, molto spesso molte chiese urbane sono indicate nelle fonti semplicemente come ecclesia, quindi non c'è l'indicazione dell'ordine eventuale di appartenenza, però
la facis architettonica, soprattutto in riferimento all'architettura cistercense, in alcuni casi ha portato gli storici dell'arte e dell'architettura a parlare di una dipendenza dall'ordine cistercense, appunto soltanto per l'immagine architettonica e non tanto per il riscontro delle fonti documentarie. Quindi volevo capire appunto se di solito queste chiese urbane dipendenti da, diciamo, dai monasteri vengono indicate come, cioè come chiesa dell'ordine cistercense. Sì, chiarissimo. Allora, qui bisogna ripartire dalla molteplicità dei casi, dalla varietà delle situazioni e anche in questo senso anche dai condizionamenti che ci impone a volte una documentazione non sempre è sufficientemente chiara. In linea di massima, da quella che è un po' l'esperienza che ho visto in varie realtà, le chiese in cura d'anime, diciamo così, dipendenti dai monasteri non vengono identificate come dipendenti dai monasteri per esempio nei documenti che li vedono oggetto di intervento da parte dei vescovi. Il vescovo le considera comunque chiese in cura d'anime della città. La cosa interessante è che queste stesse chiese noi le possiamo trovare chiese cittadine in per esempio Placiti o in raccolte insomma documentarie del vescovado, ma le troviamo però allo stesso tempo come chiese dipendenti dai monasteri nelle fonti monastiche. Anche qui il ricorso alla documentazione pontificia non aiuta per niente, perché se c'è un privilegio pontificio per il monastero viene monastero viene riconfermata la dipendenza di tutte quelle chiese che lui rivendica, anche perché spesso il Papa o chi per lui manco sapeva esattamente quali chiese, cioè, ma lui le ha rivendicate tutte. Io voglio dare un privilegio a quel monastero o confermare un privilegio a quel monastero che aveva concesso il mio predecessore, gli riconfermo tutte quelle chiese. Non c'è da stupirsi, gli storici lo sanno bene, di trovare un documento monastico in cui quella chiesa è indicata come monastica e un documento magari concesso allo stesso pontefice che garantisce i privilegi della diocesi e in cui si ribadisce che quelle chiese sono legate all'autorità dell'ordinario diocesano. Cioè, non dico che sia la prassi, però non c'è da stupirsi che questo avvenga. Allora dice dove dobbiamo agire per capire qualcosa? Sul concreto. Capire laddove sia possibile chi è il rettore di quella chiesa e chi lo ha scelto. E spesso si trova che la scelta è stata fatta con maggiore o minore accordo, con una forma di collaborazione che con alcuni vescovi è maggiore, con altri è minore. In alcuni casi si è dovuti intervenire direttamente chiamando un vescovo non diocesano, cioè un altro vescovo. Ci sono un'enorme molteplicità di situazioni che mostrano come quella chiesa in sostanza sia di appartenenza monastica, ossia sia progressivamente liberata di questa appartenenza, diciamo, e sia tornata nella piena disponibilità dell'ordinario. Bisogna trovare più documenti, incrociarli, vederli in serie, vedere dove prevale l'attribuzione e poi soprattutto c'è anche da dire che quella chiesa continua a essere una chiesa parrocchiale nei confronti dei fedeli. Il fatto che dipenda da un monastero ha valore nei rapporti fra il monastero e il vescovo, fra le due istituzioni e la Santa Sede, o anche fra le due istituzioni e il governo cittadino, ma agli effetti dei fedeli questa cosa cambia poco, cioè loro pagano la decima, loro pagano tutti i diritti, quelli come si chiameranno dopo, diritti di stola nei confronti del clero locale. Il problema non è tanto quello che i fedeli devono fare verso questa chiesa, è questi introiti dove devono andare, se devono andare in parte anche al vescovo o se vanno in larghissima misura al monastero. Cioè su questo, ecco, le varie realtà si confrontano, però direi che la risposta non ci, anche qui non è univoca,
e non si può dire con certezza questa chiesa. Soprattutto non possiamo applicare un criterio di ordine, anche proprio concettuale, insomma, strettamente canonistico, alle dipendenze di queste chiese, perché dipendono anche dai rapporti di forza, dai rapporti di alleanza, dai rapporti che si sono creati di volta in volta fra il monastero e il vescovado nella gestione di quella chiesa. Quindi non ho una risposta univoca, perché secondo me una risposta univoca non c'è in molti casi. Grazie. Ci sono altre domande? Allora, mi pare che la discussione sia stata molto interessante, altrettanto quanto la lezione di Francesco, quindi siamo un po' in ritardo, ma insomma facciamo 30 minuti di intervallo. Riprendiamo alle 11:15 e quindi prego Francesco di seguire un po' te la seconda parte. Io va bene, sì, sì, ma insomma alle ecco, allora, riprendiamo quindi i lavori del nostro incontro con la relazione di Samuele Fabbri, all'Università di Teramo, ma laureato a Firenze, e ho avuto anch'io il piacere di fare, di fare un corso e di averlo come mio studente. E, allora, il titolo dell'intervento è Uno spazio domenicano, significativo punto interrogativo, i frati predicatori a Firenze tra 2 e 300. Prego, Samuele. Sì, buongiorno a tutti. Allora, provo a condividere prima di tutto la presentazione. Si vede la presentazione? In questo momento, a dire la verità, no. Ah, ecco, adesso sì, si sta aprendo. Perfetto. Ah, scusate, okay. Ricordo i tempi. Un quarto d'ora di presentazione e poi un quarto d'ora di discussione e poi lo stesso per la seconda. Benissimo. In modo che si possa finire a mezzogiorno e un quarto. Benissimo. Bene, allora nella relazione che vado a presentare illustrerò alcuni, molto brevemente, alcuni punti problematici, alcune questioni della tesi di dottorato che sto svolgendo appunto a Teramo. Leggerò la relazione per essere sicuro di rimanere nei tempi. L'insediamento domenicano-fiorentino di Santa Maria Novella in età medievale è da sempre al centro di un vivace dibattito storiografico. Fin dalla monumentale storia fiorentina di Robert Davidson, passando per gli studi di Carlo del Corno sulla predicazione in lingua volgare, per gli studi di Anna Benvenuti sulla vita religiosa femminile del 2-300, e fino alla sintesi sulla Chiesa fiorentina in età dantesca di George Dameron, per non parlare delle ricerche di Emilio Panella sul Remigio dei Girolami e della recente monografia di Riccardo Parmeggiani sull'Inquisizione a Firenze in età dantesca, Santa Maria Novella appare, insieme spesso all'insediamento minoritico di Santa Croce, come un attore di primo piano nelle vicende cittadine del XIII e XIV secolo. Gli studiosi hanno tuttavia concentrato la loro attenzione prevalentemente sull'influenza culturale che i predicatori esercitarono sulla società fiorentina nei secoli finali del Medioevo. In particolare, proprio i decenni a cavallo tra 2 e 300 appaiono essere quelli più battuti dai ricercatori. In effetti, tale periodo, soprattutto il primo decennio del XIV secolo, vide risiedere a Santa Maria Novella alcuni intellettuali di grande peso,
quali Remigio dei Girolami, Giordano da Pisa, Bartolomeo da San Concordio, Tolomeo da Lucca. Attivi nella predicazione, nella trattatistica di argomento teologico e politico, nei volgarizzamenti di autori latini, nella riflessione sul governo della Civitas e sulle forme che questo poteva assumere, i domenicani contribuirono alla diffusione di quello che Andrea Zorzi ha definito un immaginario politico sulla città, un modello di Civitas fondato sui valori della concordia, della pace, del bene comune, che molte assonanze aveva con la cultura politica del popolo fiorentino. Insomma, i predicatori avevano sviluppato, per usare le parole di Isabella Gagliardi, e cito, la capacità di immaginare, nel senso aristotelico del termine, la forma della società e di operare in modo da favorirne la realizzazione. Fine citazione. Si è parlato anche dell'azione intellettuale dei predicatori fiorentini come un contributo alla costruzione dell'identità culturale fiorentina, come recita il titolo di questo recentissimo volume collettivo. Un'espressione certamente forte e significativa, quella di costruzione dell'identità culturale fiorentina, su cui si potrebbe anche ampiamente discutere, ma che ha il merito di evidenziare la trasformazione del convento di Santa Maria Novella in un centro culturale di primo livello, ancor prima che nel 1305 la provincia romana dei predicatori decidesse di crearvi lo Studium Generale. Nonostante questo ampio scavo sull'attività culturale dei predicatori fiorentini, una questione è rimasta piuttosto in ombra, vale a dire quella del pubblico a cui era rivolto il lavoro intellettuale dei religiosi. Chi erano gli ascoltatori delle prediche dei domenicani? A chi erano destinati i loro trattati teologici e politici? A chi era offerto il modello di città e di governo elaborato dai predicatori? Insomma, è rimasta aperta la questione delle relazioni sviluppate dai religiosi del convento. La comunità domenicana era legata a particolari gruppi politici? Chi erano i laici che gravitavano attorno a Santa Maria Novella? L'obiettivo della mia tesi dottorale vuole proprio essere quello di ricostruire o tentare di ricostruire la rete delle relazioni politiche e sociali dei domenicani fiorentini in un periodo compreso grosso modo tra gli anni 80 del XIII secolo e il 1330 circa. Il punto di partenza del lavoro è stato il considerare Santa Maria Novella non tanto quanto istituzione monolitica e rigida e poco permeabile al contesto esterno, quanto come in realtà formata da individui che attivavano varie reti di relazioni. In quest'ottica il convento appare essere il nodo centrale di una rete di rapporti che attraversavano lo spazio della città. Assumere questo punto di vista ha portato inevitabilmente ad allargare lo spettro della ricerca. Infatti, ripercorrendo il complesso delle relazioni attivate dai predicatori, si ricostruisce una rete con altri nodi assai rilevanti, vale a dire le due fondazioni monastiche femminili di San Jacopo di Ripoli e San Domenico del Maglio, a fine 200 fondazioni cittadine, affidate alla cura spirituale e temporale dei frati di Santa Maria Novella. Insomma, è possibile ricostruire, per i decenni a cavallo tra 2 e 300, una rete domenicana che si dipanava in varie direzioni e che aveva vari attori protagonisti, i frati e le monache, le famiglie da cui religiose e religiosi provenivano, i notai che prestavano la propria professionalità per le esigenze delle comunità domenicane, procuratori e sindaci di frati e monache, esponenti delle istituzioni cittadine che si relazionavano con Ripoli, San Domenico del Maglio e Santa Maria Novella, membri delle confraternite laiche legate ai domenicani. Siamo di fronte a quello che potremmo definire un mondo domenicano, o meglio uno spazio domenicano, che si inseriva all'interno dello spazio della città. Si trattava di uno spazio relazionale costituito da almeno tre dimensioni. Innanzitutto era uno spazio culturale,
vista la pervasiva azione di diffusione dell'immaginario politico sulla città portata avanti dai domenicani, su cui appunto, come visto all'inizio della relazione, la storiografia molto ha detto. Era inoltre uno spazio politico che si intersecava con lo spazio politico della città, ma su questo ultimo punto vorrei tornare in conclusione del mio intervento. Era infine anche spazio economico, perché le relazioni sviluppate dal convento sono anche relazioni economiche. Passando alla documentazione, su quali fonti si è basato questo lavoro? Anche qui farò un breve accenno ad alcune parti della documentazione utilizzata. Innanzitutto il lavoro si è basato su uno spoglio sistematico dei fondi diplomatici di Santa Maria Novella e delle fondazioni domenicane e femminili nel periodo preso qui in esame. Questa documentazione, formata soprattutto da privilegia, bulle e instrumenta, una documentazione che Bartoli Langeri ha definito una documentazione di relazione, perché ci attesta appunto i rapporti e le relazioni degli enti mendicanti. Ecco, questa documentazione ha permesso, da un lato, di evidenziare la natura dei rapporti con i laici delle comunità prese in esame, definendo chi fossero donatori, testatori, procuratori e sindaci che agivano a favore del mondo domenicano fiorentino. Ma dall'altro lato, queste fonti hanno permesso anche di compiere una il più accurata possibile ricostruzione prosopografica dei componenti delle comunità religiose, in maniera tale che si è potuta definire la composizione sociale di Santa Maria Novella e dei cenobi femminili, evidenziando quali famiglie avessero loro membri in queste fondazioni e da quali zone della città provenissero i religiosi e le religiose. Un'altra tipologia di fonti che si è rivelata fondamentale per questa ricerca è rappresentata dalla documentazione notarile. Attraverso lo spoglio di diversi registri del notarile anticosimiano dell'Archivio di Stato di Firenze, prodotti da notai attivi tra 2 e 300, si è ricostruito il profilo di alcuni professionisti della scrittura che erogarono numerosi strumenti per i frati e le monache dell'Ordo Predicatorum. Non si trattava, badate bene, di notai al servizio esclusivo dei predicatori. Tuttavia, per alcuni di essi è emerso un legame assai stretto con il mondo domenicano fiorentino, ad esempio il notaio Servilio Spadaccia, che nel 1288 fu un vero e proprio trade union tra Santa Maria Novella e le istituzioni politiche, in particolare il priorato, nell'ambito dei lavori della costruzione della nuova piazza di Santa Maria Novella, perché era parente del frate che si interfacciava proprio con le istituzioni per questa importante opera urbanistica, oppure Saru Buccione di Ranieri Bondoni, che a cavallo tra 2 e 300 prestò spesso i propri servizi professionali ai predicatori, perché legato da motivi devozionali al convento, in quanto le sorelle di Saru Buccione facevano parte delle penitenti legate al mondo fiorentino. Non mi soffermo ulteriormente sulla documentazione, ma un aspetto nuovo che mi sembra sia emerso è la presenza di una piccola rete di notai che abitualmente venivano chiamati a rogare per i frati. Un dato questo di una presenza di reti di notai che lavorano anche per i mendicanti, che spesso anche per altri contesti non è preso molto in esame. Un'ultima considerazione la vorrei poi condurre sullo spazio domenicano come spazio politico che si inseriva nello spazio politico della città. Nella mia ricerca ho cercato di rispondere anche ad alcune questioni. Le fondazioni domenicane agirono come attori politici, furono monasteri e conventi contesti in cui presero forma il confronto e lo scontro politico. La documentazione ha permesso di rispondere affermativamente a tali interrogativi. In particolare, fu in alcuni momenti di conflitto che gli enti domenicani divennero il centro di tensioni tra gruppi politici diversi. Un caso assai esemplificativo, a cui accenno soltanto, è rappresentato dalla disputa che nei primi anni Ottanta del XIII secolo pose i donati, capeggiati da Corso, al monastero di Ripoli a causa dell'eredità di Bello Ferrantini,
vedovo di Ravenna, sorella di Corso Donati, entrata in quel monastero insieme alle figlie, dopo essere rimasta vedova. Tale controversia, che si risolse in un compromesso tra le parti, aveva però assunto rapidamente i tratti di uno scontro politico, perché il monastero scelse come procuratore, per difendersi appunto in questa diatriba, un esponente della famiglia Adimari, in quegli anni stirpe ferocemente avversaria della fazione donatesca. Ecco che una vicenda di questo tipo mostra come monasteri e conventi potessero divenire contesti in cui si incanalava e prendeva forme diverse il confronto politico. In conclusione, con il mio lavoro spero di poter fornire un contributo articolato soprattutto su due fronti. In primo luogo, vorrei dare qualche indicazione in più sul profilo sociale delle comunità fiorentine e sul contesto dei laici che gravitavano attorno ad esse, per illuminare meglio l'ambiente in cui veniva concepita e poi diffusa la produzione intellettuale di Santa Maria Novella. In secondo luogo, abbandonando un approccio meramente istituzionale nello studio delle fondazioni domenicane, mi sembra di aver messo in evidenza l'esistenza di uno spazio domenicano all'interno della Fiorentina Civitas, vale a dire di una rete di relazioni attive su più dimensioni che avevano Santa Maria Novella, San Jacopo di Ripoli e San Domenico del Maglio come attori e nodi principali. Un eventuale e proficuo sviluppo della ricerca potrebbe essere una comparazione con l'insediamento minoritico di Santa Croce, da analizzare col medesimo metodo e approccio utilizzato per Santa Maria Novella. Sarebbe un'indagine che indubbiamente definirebbe ancor meglio i caratteri della presenza e dell'azione dei mendicanti nella società fiorentina tardo medievale. E con questo concludo. Allora, grazie infinite Samuele Fabi, mi sembra stato conciso ma chiarissimo i punti essenziali della ricerca, il ruolo dei domenicani nella realtà fiorentina. Guarda, subito due suggestioni. Se non l'hai già fatto, io ti consiglierei un confronto, un dialogo, insomma, con un nostro dottorando che forse conosci, Francesco Borghero, che segue il dottorato a Firenze, allievo di Sergio Tognetti, perché lui si sta occupando dei monaci dei notai dei monaci, quindi dei notai che hanno stabilito rapporti, siamo in un periodo un po' successivo, siamo in pieno 300, però con quest'idea sta sviluppando quest'idea del rapporto che alcuni notai e anche stirpi di notai, quindi che si trasmettono di padre in figlio l'attività, con alcuni enti religiosi, in particolare monastici, e poi con la curia arcivescovile di Firenze. Quindi secondo me vi potete confrontare, ecco, utilmente su questo rapporto, perché quella rete di relazioni che giustamente hai spiegato, hai esplicitato, noi perlomeno a livello di indagine storiografica noi la ricostruiamo soprattutto, come hai ben spiegato, attraverso i lavori dell'opera dei notai e i contratti e le loro mediature. Quindi vedere un po' in che senso per il tramite dei notai si possa effettivamente scandagliare questa rete di relazioni che sono sociali, economiche e anche politiche, che ha evidenziato. Ultima cosa, il confronto tra i minori e con i minori sarebbe utilissimo. Mi permetto però di dire che per una tesi di dottorato non è possibile, cioè nel senso che già avere il quadro dell'ambito domenicano e poi magari confrontarlo in una ricerca successiva che potessi fare con l'ambiente dei minori sarebbe effettivamente molto molto importante, ma una tesi in una realtà come Firenze, con la quantità di documentazione e le caratteristiche che ha questi due insediamenti, visto che c'è da parte tua un'analisi sistematica del caso domenicano, io intanto farei questo, ecco, perché mi sembra già un ottimo risultato.
Altre domande, altre considerazioni sulla relazione di Samuele Fabbri? Che affronta un tema effettivamente molto importante, su cui, come lui ha mostrato, c'è una storiografia abbondante, ma che non ha forse coperto, sono d'accordo, questo aspetto, diciamo, di interrelazione politica e sociale tra i frati e la città, anche perché effettivamente quando si parla, se si sono totalmente d'accordo, e mi sembra un ottimo punto di partenza, quando si parla appunto di pubblico di questi predicatori, quando si parla di coloro, ma chi sono, ecco, e quali sono le interazioni che hanno con questi frati, quindi in che modo quei frati si radicano nelle città. Magari, ecco, un confronto utile può essere quello con altre situazioni analoghe in altre città, però ecco, io non lo so, ecco, poi nell'ambito del vostro collegio di dottorato se deciderete, però io manterrei per ora un'ottica dei predicatori, ecco, magari confrontandola con, non so, Bologna, Pisa, vedere un po', ecco, e poi magari passerei ai minori in un altro momento, perché anche il discorso, l'accenno che facevi per esempio al sistema confraternale, i minori e i predicatori si comportano in modo molto diverso, e anche il discorso del rapporto con i ceti produttivi, con prestatori di denaro, insomma, cioè hanno richiede, ecco, un'impostazione molto diversa il lavoro sui frati minori da questo punto di vista, cioè hanno strategie affini ma non uguali. Nessuna domanda, nessuna considerazione? Chi ha magari ricerche su argomenti vicini, insomma, per altre realtà urbane? Allora, Giulia Lobison, sì, prego. Sì. Allora, intanto grazie comunque per questa ricerca, perché è veramente interessante l'aspetto di questo spazio domenicano che riesce a inserirsi anche nella città. Quello che io ti volevo chiedere, insomma, diciamo è più una considerazione forse, è che dalle fonti che tu hai vagliato, quelle del notarile sostanzialmente, o comunque delle fonti archivistiche, hai senz'altro ottenuto delle informazioni estremamente importanti. Tuttavia, ma forse l'hai già fatto, però chiaramente nell'arco di 15 minuti non è che si possa esporre tutto, mi chiedevo se avevi analizzato anche le fonti letterarie dei domenicani stessi. Penso per esempio a Remigio De Girolami, in cui lo scontro politico, il confronto è presente. Secondariamente, riguardo al discorso del pubblico di questi domenicani, mi chiedo se dalle immagini presenti nelle prediche di Giordano da Pisa o sempre di Remigio è possibile vincere qualcosa riguardo anche al pubblico stesso che prendeva parte, insomma, a queste prediche, o almeno verso cui erano dirette. Ad esempio, in mente l'immagine è quella del colore bianco e del nero per i guelfi ghibellini, che aveva utilizzato tutta quanta quell'allegoria particolare. Ecco, giusto due parole su questo, se l'hai già analizzato o se hai intenzione di analizzarlo, o se eventualmente perché non hai considerato queste fonti. Ecco, grazie. Allora, grazie della domanda. Sì, le ho considerate, anche perché, diciamo, l'interesse della ricerca era partito appunto durante la tesi di laurea magistrale, avevo lavorato appunto su Remigio e Giordano, e un po' lì è rimasta appunto questa insoddisfazione, nel senso che la riflessione su Santa Maria Novella, sulla realtà domenicana fiorentina a cavallo tra 200 e 300 è sostanzialmente ancora oggi monopolizzata dalla riflessione sulla figura di Remigio, di Giordano, non perché appunto si voglia, come dire, sminuire la centralità di figure, perché non c'è dubbio che a inizio 300 Tolomeo da Lucca, Bartolomeo da San Concordio e altri, insomma, fanno di quell'insediamento un luogo fondamentale dal punto di vista culturale. L'obiettivo, diciamo, di questo lavoro è provare anche un po' a decentrare quelle figure e a dare un'ampiezza maggiore. Per quanto riguarda il pubblico, forse da Remigio è più difficile ottenere qualche indicazione, nel senso che Remigio, sappiamo, predica i priori,
una parte importante della sua predicazione sono per i priori, un'altra parte importante sono ad esempio per i vari signori francesi che passano da Firenze, penso al sermone in occasione dell'arrivo di Carlo di Valois, che gli viene affidato appunto dalle istituzioni cittadine. Su Giordano qualcosa sul pubblico ha detto Carlo del Corno, ipotizzando appunto il suo pubblico fosse quello sostanzialmente, da un lato delle confraternite legate ai domenicani, dall'altro per i contenuti economici, un discorso sulla mercatura che spesso emerge dalle sue prediche, che una componente importante fosse appunto il mondo mercantile e bancario. Un'altra questione è quella ad esempio, dei destinatari dei volgarizzamenti, per esempio di Bartolomeo San Concordio, che volgarizza Sallustio e si autovolgarizza, tra l'altro, perché traduce una sua raccolta di brani appunto di autori latini. E lì c'è tutta una questione, perché sono dedicati uno a Gespini, l'altro a un certo Nero Cambi, che sono appunto esponenti del regime nero, e quindi anche lì è da vagliare, diciamo, a chi anche questa opera di proposizione di modelli della Roma repubblicana è proposta. Ecco, sulla questione dei minori, no, diciamo, era uno spunto che davo come sviluppo futuro, non da inserire ovviamente nella tesi di dottorato, perché altrimenti il lavoro diverrebbe immane, e anche perché appunto una delle differenze, forse una delle più secondo me rilevanti differenze nella relazione tra la società fiorentina, tra minori e predicatori, è che i minori appunto da metà 200 hanno anche l'ufficio inquisitoriale a Firenze, di cui si liberano appunto i predicatori dopo vari problemi negli anni 40, esatto, e quindi questo anche declina in maniera diversa ovviamente il rapporto di Santa Croce e Santa Maria Novella con la città. Grazie. Avremo ancora un 3 o 4 minuti per una ulteriore domanda, prima di passare alla prossima relazione. Nessun intervento? Allora, se non c'è nessun intervento, allora io passerei la parola alla dottoressa Valentina Squarzolo, Università di Pisa, che rimaniamo comunque in Toscana, perché ci parla di chiese e potere temporale nella diocesi aretina, il patronato comitale e privato sui luoghi di culto dall'età longobarda al XIII secolo. Una bella analisi di lungo periodo che io apprezzo sempre moltissimo. Prego. Sì, buon pomeriggio. Lo scopo della mia ricerca sarebbe quello di analizzare quella che è la presenza di patronati privati, quindi un controllo da parte di soggetti diversi da quelli classici, vescovili o monastici, nell'area della diocesi aretina. Ho scelto di prendere un lungo respiro per la ricerca, per tener conto dell'origine di alcune chiese di patronato privato che già si trovano fin quasi dalla prima documentazione della diocesi in epoca longobarda, fino all'inizio del 300, quando cambia il rapporto con la religiosità anche interna al centro cittadino di Arezzo. Mi sono fermata idealmente ai primi decenni del 300, quando vengono fondate e nascono le prime confraternite, perché lì c'è un cambio di passo anche nella gestione della religiosità e nell'approccio
alla fede e alla vita religiosa cittadina. In particolar modo faccio riferimento come fonti documentarie alla raccolta del Pasqui, che è datata ma comunque piuttosto completa, sui documenti per la storia di Arezzo. Il Pasqui ha un ampissimo respiro dal punto di vista documentale, perché comincia con, ad esempio, una delle prime, scusate, uno dei primi documenti è datato 936, ma ce ne sono alcuni anche testimonianze addirittura precedenti. Ad esempio, riportato è il caso di un patronato sulla chiesa di Sant'Anzano in Dofana da parte del Gastaldo del comune di Siena, Gastaldo della città di Siena, che quindi indica anche una permeabilità dei confini diocesani aretini e senesi, permeabilità che comunque si mantiene per secoli con tutta la documentazione, la diatriba che si trascina fino al 200 sulle famigerate 19 pievi di confine Arezzo-Siena, che comunque vedono anche qui tutta una serie di permeabilità non solo da parte di delle due diocesi, che comunque devono trovare soluzioni anche alternative. Ad esempio è il caso dei problemi che per lungo periodo riguardano i momenti in cui la sede di una delle due diocesi è vacante e deve essere ordinato il pievano, che quindi portano a soluzioni molto più pragmatiche rispetto a quello che ufficialmente dovrebbe essere il vescovo di riferimento per il pievano. In generale, il numero delle chiese a patronato privato esplode, come esplode anche la documentazione, nell'undicesimo secolo. È un periodo in cui si tenta da parte dei vescovi aretini di recuperare o comunque di cercare di imporsi in maniera maggiore su quelle che sono le decisioni relative a tutte queste chiese che hanno un patronato o una parte del patronato privato, perché ci sono anche documentazioni dove vengono ridate alla diocesi o ad altri privati porzioni di chiese o porzioni addirittura di altari all'interno di determinate chiese. Quindi è un patrimonio privato frammentario, un patrimonio privato che i vescovi tentano di riottenere o comunque di riportare a una situazione meno frammentaria rispetto a quella che si era formata nel periodo precedente. Dal punto di vista dei poteri comitali veri e propri, il nucleo di documentazione in questo senso è datato sulla metà fine dell'undicesimo secolo. Si parte nel 1053 con la contessa Ermingarda, che è vedova e che a causa anche della vedovanza offre la chiesa di San Donato e parte della canonica di San Martino a Rigomagno al vescovo di Arezzo, quindi si libera di quello che era un bene comitale per farlo rientrare all'interno di quello che è invece la diretta disponibilità dei vescovi aretini. Allo stesso modo ci sono sempre Ermengarda offre nuovamente, ci sono più documentazioni in cui vengono riofferte chiese di proprietà comitale o comunque in cui si ricedono parte di diritti comitali su varie realtà. Non mancano anche i casi di piccoli possessori o comunque personalità non di livello comitale che comunque hanno in gestione varie chiese. Ci sono ad esempio fratelli di chierici e di custodi che restituiscono parte della chiesa o che chiedono il riconoscimento ufficiale di quello che era un diritto piccolo familiare, una sorta di piccola ereditarietà di alcuni privilegi che si sono sedimentati nel corso dei secoli. Non mancano anche casi di usurpazione di diritti, sempre tra privati, in cui ci si rivolge al vescovo come arbitro per vedere riconosciuto quello che è il proprio diritto nella scelta di un pievano, nella gestione materiale
delle piccole funzioni di quelle delle chiese rispetto a usurpazioni avvenute sempre all'interno della comunità che ruota intorno alla chiesa. Cioè, ci sono casi in cui dei cantori ottengono magari, tengono materialmente, reggono materialmente la chiesa, che però è di proprietà privata, e i privati vanno dal vescovo a chiedere appunto il riconoscimento di quello che è un loro diritto. Quindi in questo caso, nei casi di piccoli privati, si può parlare proprio anche di un vescovo che si occupa di controllare che la gestione dei privati segua comunque determinate regole e non vada a frammentarsi, non vada a essere rovinata. Un altro elemento interessante che ricorre in varie parti della documentazione è la presenza di lungo corso, o almeno nella documentazione vengono citati come longobardi. In particolar modo si trovano comunità nella zona di Dorna e di Chiassa, vengono chiamati longobardi anche se di fatto longobardi non possono più essere per una questione temporale, e che hanno un rapporto anche in entrambe queste comunità abbastanza ambivalente con la diocesi, perché se da un lato richiedono, vanno proprio come comunità a richiedere la fondazione di una chiesa interna al loro abitato e dando anche una serie di disposizioni per la gestione della stessa, dall'altro ricompaiono spesso nella documentazione per aver di fatto usurpato, non pagato parte del dovuto alla diocesi e aver avuto comportamenti che rivendicano comunque una forte istanza autonomistica della comunità. Non a caso nei documenti permane questo termine longobardi, che poi finisce per diventare un patronimico, a un certo punto diviene un cognome familiare, quindi indica una forte connotazione culturale di retaggio, che si manifesta anche nel voler fondare e controllare la presenza di religiosa nel loro diretto possedimento. Indicativamente poi c'è questo rientro che si rafforza nel 200, addirittura nel 1255 l'arciprete di Pieve Santo Stefano cede direttamente al comune la chiesa e non più al vescovo, quindi anche questo è indice di un passaggio del potere vescovile che viene in questo caso subordinato a quello che è il potere del comune, quindi non è più un diretto passaggio nelle mani del vescovo, ma diventa un triplo passaggio, quindi dal comune, poi è il comune che prende in gestione, dà in gestione quella che è la Pieve di Santo Stefano. Ripeto, poi indicativamente mi sono fermata agli inizi del 300, quando vengono costituite le confraternite, in particolar modo la confraternita dei disciplinati del Crocifisso, che viene istituita nel 1300, viene approvata, la cui istituzione viene approvata nel 1315 e che di nuovo nel 1316 viene ulteriormente riconosciuta dal vescovo di Arezzo, che è Guido Sarlati, come un'istituzione con cui rapportarsi e a cui concedere ad esempio le indulgenze ai partecipanti della confraternita. Quindi c'è uno spostamento dalla chiesa, dalla gestione materiale di una chiesa al far parte di una confraternita, cioè un cambio sia di attori sociali che ne fanno parte, sia anche di forma di religiosità, ci si sposta verso altre forme di partecipazione e di controllo della vita religiosa rispetto a quello che è il controllo di una chiesa. Ho evitato, o comunque non ho direttamente trattato, tutta la parte relativa ai conti guidi, perché comunque è già stata ampiamente trattata in tempi anche piuttosto recenti, e mi sembrava superfluo, comunque ridondante, reinserire un argomento già ampiamente trattato. Volevo un attimino concentrarmi un po' di più su quelle che sono le altre realtà private, sia familiari, sia piccola gestione delle chiese a patronato privato. La ricerca non è ancora completa, anche perché ho avuto un rallentamento dovuto alla situazione del Covid, che ha reso più difficile il reperimento dei documenti, quindi mi rendo conto che è estremamente parziale, ma penso che con
la riapertura, comunque l'accesso nuovamente libero alle fonti archivistiche, la cosa dovrebbe potersi sbloccare e permettermi di completare quella che è la mappa e di avere un'idea anche proprio su carta di quali sono le zone e eventuali punti di snodo per quella che può essere appunto una presenza di committenza privata nelle chiese. Perfetto, ringraziamo Valentina Squarzolo per questa sua relazione. Ci ha portato sull'area aretina, che è un'area molto interessante per lo studio anche del patronato sulle chiese, proprio perché c'è un'abbondante documentazione per un'epoca risalente, abbondante sempre in modo relativo, ma insomma comunque significativo. Infatti la famosa disputa delle citate pievi confinarie tra Siena e Arezzo è stata l'oggetto di una notissima e magistrale, perché poi è servita proprio per confronto con tante altre realtà italiane, fatta appunto da Giovanni Tabacco e poi anche da altri studiosi. Sono temi anche questi che hanno una certa tradizione. Ci sono gli studi di Delumeau, ci sono gli studi su Arezzo, però effettivamente spostare l'attenzione diciamo su patronati fra virgolette minori, ecco, che non siano quelli solo dei contiguidi eccetera, può essere utile, anche se Arezzo e l'area, la diocesi, insomma il territorio aretino, comunque questa presenza incombente dei guidi e anche direi di alcune fondazioni monastiche, a parte Camaldoli, ma anche a Santa Fiora Lucilla, insomma questi grandi monasteri, sarà un po' ineludibile doversi confrontare. Sì, no, la documentazione Santa Fiora e Lucilla ritorna continuamente. In continuazione, quindi... perché sono alcuni dei depositi documentari fondamentali dell'area aretina e quindi anche il discorso, ecco, del patronato, cioè mi sono d'accordissimo, è molto importante evidenziare un patronato laico di altri enti, però ecco questi patronati guidi da una parte, quindi grandi famiglie signorili e di grandi enti monastici sono saranno sullo sfondo in ogni caso. Una base che, essendo già stati molto indagati, mi sembrava superfluo andare. No, senz'altro, sono d'accordissimo. A ripetere. Certo, no, sono d'accordissimo, e anzi, sarà utile vedere in che misura non c'è un monopolio, perché non c'è per lungo tempo di queste realtà, ma ci sono appunto tutta una serie di altri attori. Un'altra cosa che ho trovato molto interessante di questa tua relazione è l'evoluzione, diciamo, che i fedeli hanno nel passare dalla ricerca, diciamo, del patronato di chiese, che poi di chiese, giustamente, come dicevi, anche vuol dire anche piccole cappelle, vuol dire altari e porzioni di altari, perché questo è anche quello che rende anche a volte interessante lo studio di queste strutture. Noi abbiamo chiese i cui altari avevano tutta una serie di prebende garantite da beni fondiari, eccetera, che servivano per il corno epistole e una che servivano per il corno evangeli dell'altare, cioè ci sono delle divisioni pazzesche. Le divisioni degli altari sono paragonabili solo alle divisioni dei mulini, che avevano tipo per ogni struttura a volte decine di proprietari, un 43esimo di possesso, eccetera. E questa evoluzione, che invece poi in un contesto diverso, che vede, si è parlato di ordini mendicanti, anche la presenza degli mendicanti che organizzano le reti confraternali, confluire, ecco, in queste nuove realtà l'esperienza religiosa, lo trovo molto molto interessante, perché è un modo anche questo per verificare sul terreno delle relazioni della popolazione, appunto dei fedeli, dinamiche che in genere si conoscono solo un po' più dall'alto, cioè gli ordini religiosi aprono le confraternite ci vanno i fedeli, ma è un po' una domanda analoga a quella che dicevamo prima con Samuele Fabbri, cioè ma chi sono poi questi personaggi? Per esempio sono persone
che magari avevano interessi impatronati di chiese che conservano, o a volte invece nel tempo perdono un po' a vantaggio di altre realtà, e entrano nella vita religiosa, quindi delle fraternite, insomma delle associazioni laicali. Quindi questo sì, mi sembra una prospettiva interessante, che una città come Arezzo, per questa sua forte matrice anche nel territorio di realtà signorile eccetera, può favorire. Stesso discorso, discussione aperta a chi vuole intervenire. Direi allora, ho perso un po' la cognizione, comunque sono le 12, almeno 10 minuti pieni per fare una discussione, ce l'abbiamo, ecco, vedo Giuliano Pinto, ce l'abbiamo, un 10 minuti, un quarto d'ora? Sì, se ci sono domande. Osservazioni, confronti, anche che potete fare con le vostre personali esperienze di ricerca, se trovate delle... Sono anche occasioni queste per fare anche domande, come dico sempre in questi casi, anche ingenue, non vi dovete preoccupare, cioè magari state seguendo percorsi un po' diversi da quelli dei vostri colleghi, e quindi c'è un'occasione, ecco, anche per ricevere delle informazioni, degli input che magari diversamente non trovate. Allora, vedo Giulia Lovisone, sì. Allora, grazie comunque per questa, insomma, per queste informazioni riguardo a questa ricerca che ci hai fornito. E la mia domanda infatti è parecchio ingenua, dovuta proprio alla mia ignoranza in materia. E volevo chiederti riguardo a questo ruolo precipuo che ha avuto il Vescovo in qualche situazione, un ruolo che poi è stato subordinato al Comune, come ci hai esposto nel caso, insomma, in questione, no? Allora, a me è capitato di affrontare dei casi in cui la scelta episcopale è stata dirimente nel sancire sostanzialmente l'esito di alcune questioni totalmente diverse, perché sono questioni più teologiche, religiose, eccetera. E, nel mio caso, per esempio, c'è proprio un documento canonico che fornisce al vescovo l'autorità di intervenire in questioni in materia di fede, nel vagliare sostanzialmente l'ereticità o meno di un determinato accusato. Nel tuo caso c'è un documento, uno statuto, un qualcosa, oppure più una consuetudine la scelta di rivolgersi al vescovo? Non so se sono stata chiara, perché proprio perché non ne so niente, forse ho fatto un po' un... Ecco. Sì, è chiara come domanda. Allora, non ho trovato al momento documenti specifici che investono il vescovo di una precisa autorità. È più un fattore di autorità morale e di importanza della figura vescovile all'interno di quella che è la comunità interna alla sua diocesi. Comunque stiamo parlando di una situazione in cui specialmente per le chiese private che ho trovato, è certa l'appartenenza alla diocesi di Arezzo. Il discorso cambia se ci spostiamo sulle varie zone di confine, dove allora intervengono altri attori, come possono essere monasteri o altre diocesi confinanti. Allora in quel caso si va caso per caso, perché ci sono veramente in alcune situazioni delle diatribe che si portano avanti per secoli, che quindi... volta a volta, in base al periodo, bisogna andare a ricontrollare qual era la situazione precedente per l'area specifica. In questo caso è praticamente certo che è un discorso di appartenenza al Vescovo di Arezzo, si utilizza come garante di quelli che sono i diritti su questa o l'altra chiesa, in virtù del fatto che comunque spetta al Vescovo l'investitura effettiva di quello che è il pievano e la conferma della scelta del privato da questo punto di vista. Ci possono essere in alcuni casi scelte del pievano che sono di origine mista, in cui si ha una scelta fatta sia dal patrono privato che dalla popolazione locale che elegge o comunque mostra favore al candidato scelto, ma si tratta di solito, non ci sono riportati casi anche di problemi nella scelta. Solitamente i casi di cui abbiamo menzionato nelle fonti danno per scontato che la scelta sia stata fatta
dal patrono e dalla popolazione in concerto, quindi non ci sono da questo punto di vista particolari problemi. L'unica traccia di un, ma neanche, ci sono documentazioni, o comunque viene riportato che alcuni di questi pievani al momento del, quando si recano dal vescovo per ricevere l'ordinazione, in alcuni casi possono riportare una documentazione del proprio patrono che attesta la scelta e che la scelta è avvenuta in accordo con la comunità locale, ma è più un pro forma che poi infatti va sparendo, c'è un solo caso trovato, poi di solito viene proprio detto a voce dal candidato: sono stato scelto dal patrono e dalla popolazione, o sono stato scelto dalla popolazione. Il vescovo interviene solo nei rari casi in cui c'è un'usurpazione di quelli che possono essere i diritti all'interno di una chiesa, ed è più in virtù del fatto che è un arbitro terzo, ed essendo comunque quello che ha l'ultima parola nella scelta del pievano, o comunque nella scelta di chi materialmente amministra la chiesa, gli viene chiesto di rispettare quelle che sono le situazioni che già si sono trovate sul territorio. Quindi viene chiamato più che altro quando è stato usurpato magari un diritto dopo una lunga vacanza del patrono. Non ho trovato neanche per il momento particolari dispute dal punto di vista delle successioni. Di solito si va a far riconoscere la propria successione come un qualcosa di già assodato, eventuali poi dispute tra i vari contendenti alla successione, tra vari eredi, probabilmente erano risolte in fase testamentaria, non si arrivava davanti al vescovo con una contestazione in fase testamentaria, era qualcosa che avveniva prima da parte, cioè ci si risolveva prima e poi al vescovo andava richiesto semplicemente l'approvazione, o comunque si andava con la documentazione per richiedere quello che era già stato stabilito. Il vescovo apponeva un bollino da questo punto di vista, se possiamo dire così, di validità o meno. Spero di aver risposto. Sì, grazie. Altre domande? Samuele Fabbri, prego. Sì, io una semplice, così anche curiosità, perché forse non sono stato io, non ho... Il periodo del vescovo Tarlati, che per Arezzo insomma, è un periodo significativo, e non solo per Arezzo, conflittuale, eccetera, lui viene inquisito e con tutte le vicende a lui legate, diciamo, sarà dentro la tua ricerca oppure... Sì, pensavo proprio di finire con il periodo di Tarlati, perché comunque è quello che vede il passaggio con il discorso delle confraternite laicali, quindi è il punto di arrivo di quella che è l'evoluzione della mia ricerca, anche perché poi dal 300 la situazione appunto cambia. Diciamo che ho utilizzato il Tarlati proprio come punto di arrivo, in virtù anche di tutta la documentazione che abbiamo e del legame che c'è tra Tarlati e in particolar modo la confraternita dei disciplinati, che viene comunque riconosciuta e normata anche grazie con l'intervento del Tarlati stesso, quindi segna una nuova fase sia di forme religiose all'interno della città, sia anche di intervento vescovile, quindi cambia anche quello che è l'intervento che il vescovo cerca di dare a una nuova formazione religiosa interna alla città. Pensavo proprio di chiudere con il Tarlati, perché poi si entra nel 300 e che vede un cambiamento, un proseguimento nei confronti delle confraternite laiche. Grazie mille. Sì, altri? Sono le 12:10, Giuliano, avevi detto più o meno? Ma io direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci qui, nel senso che mi sembra sia stata una giornata piena, sia per la lezione di Francesco Salvestrini, per la discussione che è seguita, sia per le due interessantissime relazioni dei due borsisti, che veramente insomma a me sono parse di alta qualità, ecco, senz'altro.
Quindi io direi ci si può fermare qui, anche perché poi l'appuntamento è fra meno di 3 ore, alle 15, con diciamo la sessione del pomeriggio, che penso sarà diretta dalla professoressa Elisabeth Cruzet-Pavan e che vedrà la lezione di Pascal Wiemann e poi mi pare due relazioni, cioè una relazione mi sembra, no due, quella di Lara Mansueti e poi quella di Michela Guidi, che abbiamo già ascoltato nella discussione di oggi almeno in parte. Quindi io direi grazie a tutti, grazie soprattutto a Francesco e ci diamo appuntamento al pomeriggio alle 15, va bene? Perfetto. Si si possa fermare qui, insomma, e quindi anche il collegamento su Facebook possa terminare.